Indiano. Sì, esatto. Quindi andava bene anche nel 28. Salve ragazzi, tutto bene? Come va? Che si dice? Eccoci, eccoci. Buonasera Mattia, eccoci. Siamo su Fall Guys. Eccoci qua. A portare avanti l'epica Crocodillo Quest di Rex, che è l'unico motivo per cui facciamo Fall Guys, perché certo non lo facciamo per divertirci. Non è vero, è divertente. Tu il Delta lo fai per divertirti, ma noi no. E con noi tipo io e Rex, tu poi ci sei tu. Grazie. Io devo sbloccare, ecco, parlando di una scena bellissima della puntata di Ecco Pippo, che dove c'è stato Pietro col pitone, con l'anaconda. Col pitone, con l'anaconda. Con l'anaconda. Ho detto che a tema Africa, beccatevi questo. Non ho sentito un H di quello che... No, si sente poco, Rex. Ma forse era... Anzi, non si sente. Non si sente. Ottimo. Non certo. Sento nulla. Niente. Non importa. Niente, apprezziamo il tentativo comunque. Piacere. Probabilmente era la canzone di Re Leone, scommetto. No. No? Ah, ci speravo. Il Re Giaguaro. No, il Re Crocodillo. Ovviamente. Ah, mica, cazzo, Re Crocodillo. Poveri stolti. Mi deludete. Quindi. King Croc. King Croc. Il crocco re. Ah, devo alzare il volume del gioco. Ma che sono tutti questi cosi maculati? Cosi maculati, è vero, stavo pensando la stessa cosa, per Dio. E perché c'è l'evento, ve l'ho detto, ci sono un sacco di skin a tema zebra, a tema tigre, a tema... Ah, quindi ci vuole Shakira. Ehi, guarda, c'è il coso là, il... C'è una skin che dove c'è una skin per la palla che le palle. Io invece voglio la skin che devo sbloccare assolutamente. Dove praticamente ti sta mangiando un serpente. È troppo bello. No, classico, davvero. Sì, la voglio. Se tu la fai a sfogliare, c'è sta. I calzoncini tipo ti mangia, come se ti mangiasse un serpente. Sì, però da sopra. No, vabbè, ti avvolge intorno, che è la parte di sotto, e la parte di sopra è la sua testa. È fantastico. Guarda quanti punti che ho fatto, Delta, alla Delta faccia tua. Ho fatto un sacco. Ma io sono leggermente distratto. Rex, smettila di beccarti palle in faccia. Vabbè, tutto normale. Per il resto, guarda questi plebei. No, abbiamo fatto 99 punti. Vabbè. Cazzo! No, cazzo, vero, che tristezza. Dobbiamo fare 100 punti. 100 punti. No, perché 99 mi fai sentire vecchio e gobbo. Non sapevo che anche quello è vero. Anche quello è vero. Cos'è quel coso di viola? L'ho saltato, cosa? L'uomo prugna. No, un coso viola con un cappello viola. Santo patrono delle prugne. Non lo so. Esatto. Ah, c'è il gorilla. C'è il forse la skin del gorilla. La skin del gorilla. Ma sei sicuro che sia un gorilla? E non un orangutango? Se tu guardi il contenuto della Season Pass, vedi che sono tutti. Cioè, ci sono guarda, c'è Shere Khan, la tigre. Ah, no, quello è Shere Khan, sì. Ah, hanno aggiunto le skin. Sì, quello è poi Shere Khan. Qual era la canzone di Shere Khan? Non me la ricordo. Non ce l'ha. No, come non c'ha la canzone di Shere Khan? Impossibile. No, non ce l'ha. No, che schifo. Come? Non te lo ricordo, non ce l'ha proprio. Ce l'ha. No. Scar ce l'ha. Con le iene. Che bellissimo. Io voglio essere come Scar. No, quello è Re Luigi, no. Un altro discorso. Ah, Re Luigi Cadorna, minchia, sì, quando Cadorna di colpa divento re. Invece. No, da Vittorio Emanuele. Io voglio essere come te. Governa con te. Ti mostrerò che fucilerò. Che ti No, ma ci abbiamo un quarto imbranato, cazzo, ragazzi. No, vabbè, ma non è troppo imbranato, dai. No, infatti. Vabbè, è abbastanza imbranato, però. Lo stavo difendendo. È troppo imbranato. Nel frattempo il tipo che dovrebbe scivolare. Tra l'altro me l'immagino Re Luigi Cadorna con un orangutang che è la che balla così. Capolavoro. Vedi il gorilla, vedi, c'è il gorilla. Tutto viola. E ora Re Luigi Cadorna, che sarei io,
ti deve chiedere un grande favore. Insegnami il segreto di come si vincono le guerre. Ma io non so come si vince la grande guerra. Io non ti credo. Aspetta, io non ti credo. Ti ho visto ammazzare tanta gente. No, aspetta, com'è che faceva? No, non era così. Ah no, perché hanno fatto una vera canzone? No, io stavo scherzando. No, no, ovvio, no, è che non mi ricordo la vera canzone. No, bellissimo. Io voglio diventare uomo. Essere come te. Insegnami come fare il fuoco. Io non so come fare il fuoco. Tu stai mentendo. Una cosa del genere, perché dice: non mi prendere in giro, sai, qualcosa. Vabbè, ma lui, che poi è bellissimo. Ah sì sì sì, noi adesso abbiamo un patto. E intanto ti spiegherò, Ti dirò. Ah sì sì, cosa là? E ora cucciolo d'uomo parla, tu parlerai perché dovrai spiegarmi no, come far vuoi... per essere come no, te. Mi sono malissimo, cosa cazzo ti è successo? No, ma che cercavo di rialzarmi disperatamente, non mi permettevo di rialzarmi, cazzo di delta, cioè abiti di arrivare prima di non cadere. Vabbè, tanto abbiamo fatto un sacco di punti, quindi like the boss. No! Abbiamo fatto un sacco di punti e muore. Siete che siamo primi comunque, siete che siamo primi. Delta in colume, Delta in colume. Ah, bravo Delta. In colume. Sì, questi cazzo di tizi maculati. È morto anche il tizio viola, non c'è più il tizio viola. Oh no, c'è un gorilla. C'è un gorilla zombie viola. C'è un gorilla rosa. Non penso che fosse zombie. No, è soltanto... Secondo me è zombie, cioè, no, i gorilla non hanno mica la pelle grigia. Cosa vuol dire conto alla frutta? Devi contare la frutta. No, non questa cosa qui. E una volta che la conto, cosa ne ho? Ti dà ti mette solo il disegno, il numero di che, sì, il numero, e tu devi saltare sul pedale. Vabbè, seguimi me. Sali prima qui sopra, se no vieni ammazzato. Sali qui sopra prima. Qui sopra e sono, vedi, due... Oddio, guarda questo britannico col cappello. Dovete sta... bene anche... ragazzi, dovete stare attenti. Allora, c'è una pera e tre di sti cosi. Mo, nell'immagine, vedi dove ci sta, è uno, quindi pera, solo pera. Devi stare attenti. Ci vuole, come direbbe TK su Stronghold, ci vuole una pera. È morto uno, quattro sono morti. Ci vuole una pera. Sì. Guarda, vedi il maledetto qua? Britannico di Albione che è ancora vivo, lui sa. Allora... lui sa... Maledetto, maledetto. Tornatene ragazzi, tornatene nell'anglosassonia. Intanto ascoltate, ci sono tre banane, due micaco, come cazzo si chiama, e una pera. Oh no! E con ciò? No, Grievous! Salta! Alza! Ma non è facile. Mo vediamo uno, una pera. Una pera. È cretino! Madò. È cretino! Sì, l'albione, uccidete l'albionese! No, Shercanti! Ti picchio, Shercanti! Non è morto! Oddio. Ah, uno, due, se tre... Se andassimo dall'altra che c'è meno gente... È indifferente, guarda. Tanto. Tre... Ma lì c'è meno gente, qui c'è lo schiavo della perfida d'albione, non credo... veramente! Anche quella cosa che... con la palla sulla testa che è inquietante. Lui schiavizza i cosi, là. Guarda sto pezzo di merda di una... Guarda sto pezzo di merda! Bye bye Rex. Salvati. Aspetta, devo capire che occhio, cosa. Occhio ragazzi a sta tigre di merda, perché il 4 dovrebbe essere. Cazzo, non lo so. Improvvisate. No, non lo sai. Non lo sai. Te l'ho detto, improvvisate, era per non di salvare. Io ve l'ho detto. Round finito, abbiamo vinto, vero? Sì, abbiamo vinto lo stesso. Sì, perché sono morti alcuni prima. Però io vi ho detto non lo so e mi vedete addosso. Beh sì, perché il tuo non lo... dovevamo spargerci ai 420. Scusa, dipendeva da te. Ragazzi, ma siamo arrivati in finale, quindi Contro sì. Albione, tra l'altro. Albione è la merda tigre, quindi veramente dobbiamo... La tigre l'ha presa in uno dei suoi viaggi colonizzatrici in Africa. Ovviamente l'ha portata come trofeo. Ma, per la regina. Beh, più che Africa, sì, in Asia, però dettagli. Senta, cosa dobbiamo fare? I britannici hanno preso anche... Se Grievous parla, io non spiego. Allora, vedete le estremità delle mappe? Non saltate sui cosi, non saltate lì sopra. Ok, l'avete saltato. Ok. No, dovete spostarvi. Riunite i tentacoli. Dovete saltare dove non ci sono le immagini, signori. Ovvero, uno qui. No, ho sbagliato. Toglietemi da qui, merda. Oh no! Il tentacolo del merda.
Delta. Ma io ve lo stavo vi stavo spiegando. No, no, è fatto vincere il pione. Vi stavo spiegando. Ma noi non avevamo un quarto compagno. Quello è morto. Quello ha quittato. Quel che il ritiro si è morto dopo due secondi. Ma no, ma i disertori anche tra le nostre fila. Ah, veramente? No, purtroppo, sai che non ho guardato intorno. Allora, il trucco è guardare intorno. Però saltavate tutti sui pedali dove non dovete saltare. Corone, mannaggia il pistolo. Peccato. Potevamo vincere. Peccato, era molto sano. Vabbè, la rifacciamo. La rifacciamo. Ovvio, è ovvio. Io ho fatto comunque un sacco di punti. Ora che sapete, insomma, ecco, se volete lo spettacolo, guardate lì sopra. Il numero 1 è iniziato a sfogliare. Beh, la pelle di serpente. No, io l'ho sbloccata. L'ho sbloccata perché ho fatto punti. Te l'ho detto. Io vero, ce l'ho anch'io. Se tu passi, lo trovi. Trovi tutto. Trovi. E sfogli. C'è il maiale. C'è. Vabbè, la giraffa a livello 8. Ah, è vero che hanno riaggiornato i colori. Guarda che interfaccia. Hai visto che hanno fatto una roba cattiva. Ma pensa un po' te. C'è la tigre cucciosa e poi abbiamo Shercan avversario, però tutto normale. Ma vediamo il motivo, voglio vedere. Aspetta, dov'è la pelle di serpente? Lo devi... Ecco, guarda... Ma io non cambio colore, questo colore qua mi piace. Rex, vai e vai a cercare il numero 33 e poi il 35. Dove? Nel pass, dove sta scritto l'1 lì sopra. Tu vedi tutte le cose che puoi sbloccare nel pass. 33, 35. Allora il 33 è la cosa. No, vabbè. E poi ci sta il coso del Oddio, serpente. Bellissimo. Ma io lo voglio, io non vedo di sbloccarlo. Io me lo metto. Cioè, tu non hai capito niente. È troppo figo. Ok, gli occhi sono un po'. Vale, in po'. Ma tanto ti puoi avere tutto. No, ma c'è anche il camaleonte. Sì, anche il camaleonte. Ah, il camaleonte è stupendo perché la sua skin varia dal tuo colore. È bellissimo. Infatti ho visto, è bellissimo, che figo. Guarda io come ce l'ho verde. Guarda, io ce l'ho, madonna, io ce l'ho platinato perché ho il colore ma verde. Ma non vale, ma perché i retti mi mettono sempre a livello supremo? Guarda che tu con questo pass, io l'ho sempre detto a Grievous, ma te lo dico anche a te. Lo so, sono 7 euro, però con 7 euro ti fai questo pass, ma ottieni quegli 800, quei 600 per il prossimo pass. Non spendi un cazzo, è tutto gratuito, continuo. Però Delta, ma sono soldi, qui con 7 euro ci posso comprare... Ho capito. 7 etti di caramelle, Delta, 7 etti di caramelle, tipo i marshmallow gommosi, il coso, come si chiama, quello, la dentiera, quello coi denti, e le mie preferite, le caramelle. Coi denti, capolavoro. Sì, quella gommosa, e poi cos'altro c'è? Ah sì, Delta, poi le mie preferite. Che sono quelle alla pesca. Sarebbe stato strano se una dentiera non avesse avuto denti. Le caramelle alla pesca. Va bene, faccio va bene, dai, ti perdono. Mi dispiace. Oppure puoi andare dai goleador e dire dia. Ah, io pensavo olè. Di compro. No, esatto. No, olè, perché mi dia compri una caramella e poi tipo con una banconota 50 euro. E poi gli dici, mi dia il resto in goleador. Ma sono 50 euro? Sì. E tipo lui prende il cassonetto letteralmente dei goleador che gli ha appena... mattina prima e te lo dà direttamente ancora insegnalato. L'ho appena consegnato. Oh, ecco perché. Okay. Dal camion al cliente, no? Come si dice. Allora, ma veramente? Tuffo! Ok. Non vedi come tuffa? Whee! No, chi è che mi ha spostato? Sì, popolo. Avanti, popolo. No, popolo pidocchioso. Vabbè, tu basta concentrare su te stesso e sei tutto a posto. I subumani. Ah. Untermenschen. Ci sta. Untermenschen. No, chi è che mi ha colpito con una stella? Mi ha fatto malissimo. Beccati sta stella cannonata. Sì, però non colpire i nostri compagni, con tutto il bene. Sì, perché... Ah, io spero di no. No, perché tu se salti sopra quei cosi, lanci la sfera... La morte! Qua ho sbagliato. Bravo, no, la mia età, la cosa ci lecca un po'. La morte ti aspetta dietro ogni No, anno. La morte! La morte, ma no, adesso lo meghi. È la morte. Il gatto. È la morte che amò. È la morte che amò. Dunque, era il 1900 Ambarabacito. Non potevamo dire Ambaraba 2 perché il Kaiser ci aveva rubato la parola 20. Il 2. La parola 20. Il 20. Ci aveva privato della parola 20. Ma dai. Sì, punti. Dolci punti. Delta, vieni anche tu a fare. Ho perso un po' di tempo perché c'era... Ho perso. No, ma sei indietro come lì. Ho perso un po'. Ma Delta, ma sei indietro come la Romania, cavoli. Di fare punti. Ciao.
Romania, portami via. Romania, me ne sono andato. Romania, ciao Romania. Ah. No, 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 ma che cazzo faccio? Aspetta, oggi? Aspetta, no. Madonna. Aia. Allora. Ma che tanto si spillare via. Ma perché non riesco a salire, porco il cazzo? Devi prendere il secondo, devi no, 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 prendertene uno e poi pigliare. Rex, ascoltami, non devi puntare verso... Oh, oh, oppure sì, oppure così, vai, 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 vai. Sì, quarti, la quarti. Faccia la faccia dei quinti, alla faccia di chi era quinto prima, noi siamo... La faccia di tipo Alberto, qua Lupo Lucio, che arriva. Guarda, c'è una giraffa. C'è una giraffa, e punto, è Africa. Io ti ho detto che oggi è tema Africa. Ah, ok, quindi allora in tema Africa c'è il gorilla, c'è il leone, il c'è... Congo belga, l'amato Congo belga. Ricordo esatto, Congo belga, le colonie francesi, le colonie francesi. E la Repubblica Centrafricana dove la mettiamo, che sta per ospitare a breve una base militare russa? Tutto normale. Ah, è in Centro Africa, direi. Esatto. Dove stanno i gorilla? I gorilla. E tra un po' diventeranno compagni gorilla. Compagni rossi gorilla, compagno gorilla, tutto a posto. Così sì. Oltre all'orso ubriaco avranno anche i gorilla ubriachi. Le scimmie ubriache, no? Tutti alimentati a morte. Questo l'ho immaginato, bellissimo. No. Oddio, ma c'è Master Chief, Sì, Master Chief Chief col kill. Scozzese. Oh, non voglio vederlo, È pericoloso. Non voglio vederlo, di chiunque ridi chiunque. Dai, che è scozzese. Master Shift. Master Mellow. Aia. No, l'occhiosa marmaglia schifosa. No, mi sono tuffato, ma... Krius mi ha visto tuffarsi. Ok, ho perso un po' la linea. Bella, Grievous. Ti ho visto mazzate, è una bellezza. Ce la faremo. Ottimo. Madonna, mi sono salvato. Tuffati, salta e tuffa. Bravissimo. Grande. Sì, ho fatto una caterba di punti. Sì, dopo di me. Guarda, c'è il nero, siamo secondo. Il nero rosa. Con la padella. C'è un nero con la padella e poi c'è il lupo Alberto effeminato. Lupo Alberto è... No, perché Lupo Alberto sembra Lupo Lucio. Vabbè, Lupo Lucio effeminato. Ah, Lucio, sì, perché esatto, è la prima skin. E muore così, plà! È rimasto a terra. Si è accicato contro la colonna. Squalificato! Ah, sono caduti tutti, oddio! Tutti neri. Oh, guarda, ci sono dei cocomeri! Ci sono degli uomini cocomeri! Sì. E poi c'è Capitan Samurai Cocomero. Okay. Non l'ho visto. Babbo Cocomero. Sta impazzendo. No, questo... perché ha la barba di Babbo Natale, il culo da cocomero e l'elmo da samurai. Cioè, non so, ha capito tutto. Un po' indeciso. E poi com'è che lo chiamano i giapponesi Babbo Natale? Lo chiamano cos'è? Dottor Gelo lì. No, no, che Dottor Gelo? I russi lo chiamano Dottor Gelo, lo chiamano loro Dottor Babbo Gelo era. E i giapponesi, per i giapponesi, sempre i giapponesi, lo chiamano i giapponesi il Babbo Natale, scusate. Mi pare che fosse parola che vagamente sembra, perché non hanno una vagamente parola, sembra? Quindi dicono Babbo Natale. Ah, perché loro non ce l'avrebbero Babbo Natale, quindi hanno un suono che sembra Babbo Natale, tipo Babbo Natale o cosa del genere. Ah, ok, perfetto. Vabbè, loro provano a dirlo più che altro, niente. Sì, perché loro non ce l'hanno. Che provano a dirlo perché gli europei ci hanno costretto, perché noi non volevamo. Più o meno. Beh, sì, diciamo. Gli europei ci hanno obbligato. Perché hanno perso la seconda guerra mondiale. Per quel motivo. Guardiamo sempre lì. Ma diciamo... E ancora dispiace. Vabbè, diciamo che anche sono stati bombardati da due bombe nucleari, ma quelli sono dettagli. Ho visto un video l'altro giorno su YouTube. Non so che film sia, non mi ricordo come si chiama, era un film interessante. Che c'era questa sequenza dove c'erano un sacco di BT-5 russi che arrivavano e c'erano questi giapponesi che dovevano difendere sta zona. Fatto sta che dici, cosa mandi? Altre unità corazzate contro? Armi anticarro? No. Mandi gente con gilet imbottiti, con le fasce da kamikaze. Ah sì, e le camionette. Sì, e poi c'erano anche le camionette piene di coso là, esatto. di esplosivo. No, allora quel film lì... Anche di carburante, perché arrivava proprio, pigliava fuoco tutto malissimo. Quel film lì... E poi c'era il comandante film... cattivissimo. Classico. Uccideva i carristi con la katana, cioè arrivava sopra i carri. Sì, e li scozzava. E poi a un certo punto vedeva che...
fondamentalmente loro riuscivano con questa mattanza assurda ad arrestare sta orda di BT5. Ne arrivava un'altra di orda di BT5. E giustamente i soldati, quelli che non erano kamikaze, cosa facevano, poverini? Cercavano di scappare, no? E lui ha cominciato a ucciderli, mi pare, no? Sì, sì, il classico. Ha scaricato letteralmente un caricatore. Al certo punto dicevo, ma cazzo, ma lo finirà sto caricatore prima o poi? Che cazzo, di cosa stai... Sì, è quel film sulla guerra, perché cioè, stiamo parlando... Sì, io lo conosco quel film lì. È il film sulla guerra in Mongolia. Sì, bravo, esatto, tra i russi e i giapponesi, guerra non dichiarata e tenuta segreta. Ah, esatto, prima della seconda guerra mondiale, mi pare nel 38 o nel 39. Sì, tipo il prequel, diciamo, della seconda guerra mondiale. No, è praticamente quella storia che hanno fatto su quel soldato di cui ti avevo raccontato, che era stato catturato lì in Manciuria, tipo. E dopo essere stato catturato in Manciuria dai russi. E dopo essere stato catturato dai russi in Manciuria, cosa che gli capitava? Ah sì, finiva nell'esercito russo che combatteva a Stalingrado. E poi veniva catturato dai tedeschi e mandato contro gli americani in Normandia. Ah sì, avevo letto anche quello nell'incipit del film. E quello lì è fatto bene. Sì, perché è molto molto carino. Molto molto accurato. Devo recuperarmelo, perché sta scena lì è interessante. Quanta gente è morta comunque. È un bel bene. No, perché rimangono in tema con quello di cui parlavamo. Volevano essere solidali ai giapponesi. Che sono il buco. Così. Ma è vera quella storia lì o sbaglio? Sì, sì, è verissima. Perché il tipo è stato catturato alla fine dagli americani. E gli americani erano tipo, perché c'è un giapponese tra i tedeschi che difendono? E nel film è bello perché alla fine si vede che era una legione mista quella che difendeva il vallo, cioè lo sbarco in Normandia. Cioè era una specie di legione straniera tedesca in cui c'erano anche turchi, mi pare. Oddio, turchi e spagnoli che si erano arruolati nella Wehrmacht. Di gente comunque volontaria che era andata a combattere Sì, sì, quindi era un po' una divisione mista, ma ci credo, perché alla fine del 44 aveva il fondo del barile, ecco. Avevano bisogno di forza. Forza lavoro. No, perché sta mappa io non la sopporto più, guarda. Questa mappa io la odio. No, ma è bello quando incontrava i cosi, là, come si chiamano, i tedeschi, diceva, noi siamo alleati, siamo giapponesi alleati, tedeschi, A Stalingrado. Ah, ecco, sì, perché gorilla, bastardo di un gorilla. Di farsi togliere dall'esercito sovietico, ovviamente. Esatto, come ci siamo trovati noi italiani con i nostri amici giapponesi ai tempi? Non c'è mai stato un incontro giapponesi-italiani? Sì, quella è la vera domanda. Sì, perché avevamo, se non ricordo male, un possedimento a Pechino. Avevamo un possedimento a Pechino e, se non ricordo male, il battaglione di marinai San Marco ha beccato i giapponesi che avanzavano a Pechino, e i giapponesi erano tipo io. Cioè no. Ah, ok, perfetto. Sì, ho preso uno dorato. Grande. Dai Delta, ce la possiamo fare, devi credere. È una vittoria finale. Sì. Ci sta un oro, c'è un oro. Piglialo anche te. Io ho pigliato il mio, quindi io il mio. No, tu puoi anche provare a prendere anche un altro, non necessariamente. No, cazzo! Distrazione, prendi questo. Vale. No, aspetta, prima di. Imbecille. No, Delta, hai perduto. Ma che cazzo. No, ma questa... dura sta qua. Ma questa mappa non la devono fare qui. Io non capisco perché la fanno. Per un film. Via, usciamo. Che palla. Fanno quella mappa. Ma fammi uscire subito, porca puttana. No, gioco non di merda. Fatto, mannaggia, non ma che cazzo, ma l'odio. Guarda, di nuovo mi dà il tasto ESC che me lo dà per un nanosecondo. E io sono qua come un disgraziato a premerlo. E fa: no, non è valido. Non è valido. Vaffanculo. Non è valido. Sei fuori. Come è disponibile un nuovo aggiornamento? Il gioco verrà. Mi stai prendendo in giro? No, boh. Come stai imparato un attimo? No, niente, mo si aggiorna da solo, tutto normale. Vabbè, almeno ho fatto una caterva di punti lo stesso. No, tanto... ci ha distrutto anche la squadra, perfetto. Che bello. Sono solo. Guarda quanti punti, bellissimi. Quanti punti? Portentosi punti. 13.000 punti. Ottimo. Dove siamo? Ah, la squadra si è sciolta. Inviti. Allora, inviterò Rex... Poi
come è impossibile unirsi alla squadra? Questo lobby non esiste più! Non esiste più! Mi è arrivato pure il coso lì. Ah, ok, Rex ti ha reinvitato in una lobby che ora esiste. Siamo spiacenti, questa squadra è stata creata con una versione di contenuti diversa. Torna al menu principale. Ma che cattiveria! Ma che cattiveria! E là, eccoti. Ma... guarda che bella skin. Guarda, è pure luci. Squamoso. Sei squamoso, che figata. Io la vorrei mettere pure io, però sai perché? Questo è quello di K. Aspetta, accetto. Eh sì, io accetto tutti e due. Ma che palle. Siamo spiegati che questa squadra è stata creata. Questa squadra è stata creata da dei facinorosi giacobini. Devi uscire e rientrare. Sicuramente sei buggato, devi uscire e rientrare. No, ma che... sì, perché vedo. No, non l'accetto. Deve uscire e rientrare. Se non l'accetto. No, sì, è vero. Perché sta dicendo continuamente un aggiornamento che non è la versione. Ah, guarda, contenuti download. Contenuti in download. Ah, vedi. Faccia da culo di questo gioco, maledizione. Ti nascondi dietro una palette cromatica da overdose, diciamo, di latticini e cerchi di fregarmi così, disgraziato. No. Ok. Oh, vai. Oh, voilà. Adesso ci siamo. Che gioia. Ah, accetta di nuovo. Ecco. Ok. No, comunque, dicevo, Rex, io non lo cambio perché è la skin di K di Libro della Giungla, solo per questo, perché è più figo. No, ma il tuo è bello la skin. Poi, però comunque quello del serpente è fantastico, comunque quello che te mai è bellissimo. Ma anche la tua è bellissima, la tua è troppo figa, dai. Ma ci sono dei paesi, Lex, in Africa che servono bistecca di coccodrillo o qualcosa? No, mai visto. Sì. Se fanno le borse, Aspetta, non so se in Africa o in Sud America, però. Io credo più Sud America, Gli alligatori sono facili da uccidere, li trovi quasi ovunque. Quello non è male come carne, è buono. In che senso? What the fuck? Buono. È un misto tra... devi immaginarti veramente sia di consistenza che di aspetto, un misto tra il pesce e il tacchino. Ok, però la domanda... Ma tu l'hai provato? Sì. Oddio, che ansia, figo. Cioè, allora, ansia perché non me l'aspetto, però figo perché tanto comunque sempre carne. Anzi, faccia forza la cosa migliore degli ambientalisti. Ah, non uccidiamo gli animali, quelli che sono senzienti come il maiale e tutte cose. Allora mangiamo i rettili e gli insetti, dai, che tanto voglio che loro sono sono buoni. E hanno un numero maggiore dei mammiferi. Quindi sì, cazzo, sono a favore. Insetti sì, rettili proprio terra. Beh, se prendi quelli piccoli, la voglia. I rettili? Beh sì, se ti prendi... No, i rettili sono molti meno dei bambini. Io che non ho mai passato di brutto. Dai, ma è... com'è? Quello che ha preso il martello. No, ma Grievous, io immagino Rex che sta per arrivare e poi più è passato un fulmine. Ma come sei fuori? Impossibile. Vabbè, senti, meglio illuderci qua. Meglio uscire qua che non illuderci il resto. Vabbè. Ah, sì. Ultimo tentativo e poi andiamo direttamente con War Thunder, dai. Ah, proprio tu dici queste cose. Beh, sì. Ma io voglio fare corone, per Rex. Per Rex. Sì, non abbiamo fatto tutto corone. Ah, ma hai visto, parlando di cose belle, Grievous già mi manderà a fanculo. Non abbiamo fatto il corone perché tu Delta non stai vincendo, cosa che invece fai sempre con giochi senza tempo. Non è colpa mia, quello che abbiamo fatto come ultimo, io vi stavo spiegando, non ho poi considerato la gara, quindi ho errore. Malissimo un corno, male. Perché mi siete venuti tutti dove non dovevate venire. Infatti ve l'ho detto, no, dove, no. Morti. Hai ragione, ma era un casino, io non l'avevo mai fatto. Infatti siete venuti, io vi volevo spiegare, però come state arrivando, siete passati sui punti dove non dovevate passare. quindi è proprio quella cosa del orrio, morimo tentacoli, cazzo. e ormai era tardi. Poi la grande sfiga, sai qual è? È che non avevo visto che uno dei tentacoli aveva preso una piattaforma. Allora, sono quattro piattaforme lì. Dove un tentacolo c'è unico e piattaforma, lo butta giù. Diretto, automaticamente. Solo che giustamente non avevo visto dov'era. Perché c'è l'alieno fottuto. No, quella cosa brutta. Oh, boh, sì, vabbè.
Comunque tutti hanno Scar, hanno un altro, no, chi è quello? Non è... Hanno il cappello da stregone, hanno il cappello di Cad Bane. No, è da strega, però uguale, faccio finta di niente. Baba Cad Bane, Cad Bane Yaga. Baba Cad Bane Yaga. No, quello è Baba Yaga, è un'altra cosa. E invece? Non guadagna taglie. Non guadagna taglie, esatto, si mangia solo i bambini. Ma sì, non perché esatto. È una strega, perché è un'Unione Sovietica. Ma anche perché è una strega. Anche, però diciamo che... Con i denti, aspetta, denti d'acciaio, con denti d'acciaio. Con i denti d'acciaio. Non c'è più aiutare l'appetito di bambini. Chi è quello che ha scritto Moons al primo posto? Ma che cacchio nome è? Non lo so, una scritta... Bella, oh, Grievous, Grievous è stato menato da una palla. Sì, il miglior 20%. No, Rex è rimasto dietro. No, ti ha superato. Oh, ti ha superato. E chi è, quello, e chi è quell'altro lì che ha la testa di Rex? Sembra Rex, ma non è Rex. E gli ha copiato, maledetto. Ma a parte che è rosa, ma il Rex non è rosa. Ma pensavo avesse cambiato colore. No, Rex è un piccione vestito. Raga, c'è un piccione vestito da. Da Freddy Mercury. Che ordinaria amministrazione. Cosa stai dicendo? Ma che hai bevuto? Quando Freddy aveva la giacca, la giacchetta quella gialla. Delta, delta, bisogna fare la sigla di Matley, visto che c'è il piccione, bisogna fermare il piccione. Stop the piccione, stop the piccione. Madonna, cosa mi hai fatto ricordare? No, aspetta, fammi vedere sto piccione, piccione. Aspetta, eh. Poi ti dico dove. Eccolo, eccolo, guardalo. È tutto a sinistra. Ah no, io sto dall'altra parte, ok. Poi lo vedrò. Ma no, ma che è sta roba qui? Oddio, ma è troppo... No, cazzo di squadra di incapaci. Pezzenti, zozzoni. Zozzoni mi mancava. Tutti, vaffanculo. Tutti. Bravo, bravo, bravo. No, non ha saltato. No, non ha saltato. Non ha saltato. Che no, il piccione davanti a me, stupido piccione per di Mercury. Vorrei far ridere che lo chiama Freddy Mercury. Ma perché c'ha la giubba gialla? Allora tutti che hanno la giubba gialla allora è Freddy. No, ovviamente. Ok. Ovviamente. Sto arrivando, sto più indietro di tutti, ma sto arrivando. C'è già qualcosa. Ma c'è stato la folla, la gente. Aia. Il popolo. Cribbio. Mo' m'arrabbio, Cribbio. No, comunque questo, il livello di queste sono molto più flessibili, cacchio. Non ci metto niente a spostarsi. Ma veramente, Delta? No, questa volta sono più flessibili, lo percepisco io ed è grave. Massa fa, dai, sali. Minchia, non ho mai visto quindi vuol dire che è giusto che non è il primo livello, è il secondo. Quindi dai, ho fatto punti, fate punti anche voi. Aspetta. Buonanotte ai suonatori, buonanotte. No, non faremo mai abbastanza punti. Dov'è il nostro quarto giocatore? Ma è già passato. No. Ma non può essere, ho fatto solo punti io. No, no, solo... 15 punti è possibile. Ma porco il clero ladro. Ma che palle. Dai, rifacciamo, no, rifacciamo Delta, non possiamo uscire con l'onta del disonore. Dobbiamo almeno vincerne una e poi andiamo via. È morto anche il proviamo vincerne, no, ne proviamo ancora una, poi vai. Non perché non mi fa uscire che sto premendo ESC? Idem. È perché basta dai, questi... dai, ma che carogna che sono quelli che devono... Hanno... gioco veramente che vengano investiti sei volte dai tir la mattina quando attraversano la strada. Ma i tigre è una morte troppo gloriosa dai KV2. No, no, dei tir, no, dei tigre, dei tir. Ah, ok, scusami, ok. Non va ESC. Non va ESC. No, ESC quando inizia la partita, poi per me ESC. Ma te non era perché... che non ti funzionava ESC. Ah, ma io di fatto ho collegato una cosa qua, una tastiera. Ah, corretto. Ok, abbandona. Ok. Perché devo guardare lo spettacolo? Chissà abbandona il plotone. Non va l'abbandona. Cioè, neanche a me, abbandona. Neanche a me. Dai, ma che bug del cazzo, veramente. Cioè, questo gioco una cosa deve fare: farmi uscire. E non mi fa neanche uscire. Vabbè, alt F4, andiamo. No, è morto. Anch'io devo uscire. Merda. Mannaggia il cavolo. Guarda che se devo sottostare alle volontà stupide e capricciose di questo gioco, già mai. No, ma si era buggato. Si era buggato. John Michael. John Michael. John Michael. Ok. John Michael. Io devo riaprire tutto di nuovo. Che palle. E vabbè. Cosa devi riaprire? Di nuovo Fall Guys, è ovvio. Ah, ok. No, che Fall Guys? War Thunder.
Ah, War Thunder diretto? Eh sì, non hai capito. Il gioco ci fa il dito medio e noi facciamo il dito Vabbè, medio. dillo Quando allora. vuoi, diamo il Ma gioco. sì, l'ho detto io che andiamo a War Thunder. No, ma se avete detto no, continua, facciamo di nuovo perché non Sì, ma so. poi ho ricambiato idea quando il gioco mi ha fatto vedere che sono un imbecille. Dimmelo allora. Ok, va bene. Ok, cambiamo gioco, sì. Via, fuggiamo. Sì, comunque il gioco ti ha fatto il tinto medio. E io Bellissimo. ricambio, e io Mi ricambio. sono immaginato, non so se hai visto quel meme, Rex, di quei cartoni animati fatto dai fan, no? Dove c'è Super Mario che salta con Oshi, come si chiama? Il dinosauro verde. O Yoshi. Yoshi, non mi veniva. Yoshi. E praticamente quando salta lo fa cadere giù. È lui che lo guarda tutto in dispiaciuto. È lui che gira e fa i dai di ti medi. Ma no. Ah, sì, cattivissima, sì. Vabbè, io sono Maledetto morto. Mario Merda. Me la Madonna. ricordo. Lui che Maledetto poi lo Mario guarda Merda. male, Considera bastardo. che Yoshi è il mio personaggio preferito, quindi. Mamma mia. Vabbè, perché è un dinosauro. Perché Dai, ammettilo, so per quello. è carino, Che poi ti ho sì. dato pure la voce di Yoshi Delta su coso là, sull'ultima intro di Animal Party Party, tu hai Animal? la voce di Yoshi. Eh Davvero? sì, quando arriva Delta senti. Madonna, non si sente. Però nel Ah, non cartone me la animato, ricordavo, è ok. giusto che del cartone animato parli, sì. Vabbè, ma figurati se ci ricorda Babbo. Non me lo Effettivamente. ricordavo neanch'io. Sì, poi quando ti becchi la padella del vecchio, fa tipo che è il modo in cui Yoshi se ne va via. Vero, vero. No. E vabbè, però ce lo fai queste cose, però le devi anche dire a volte, Ma sono i capito? vari easter egg che certe volte mi dimentico anch'io perché li metto Io l'ho messo, anche poi poi. boh. No, è vero, ne metti un sacco, è vero, è difficile stare lì dietro a Però tutto. li sgamiamo, dai, quasi tutti li sgamiamo, quasi tutti. Perché War Thunder non c'è? Che fine ha Come, no, fatto War come non Thunder? c'è? Perché. Io. Cioè, c'è ma non c'è, c'è ma non la vedo. Portando non c'è, è Mi andato via. dice è in esecuzione. Ah, ok, Vabbè, ah, devi eccolo qua, aspettare. War Devi Thunder. aspettare. Sai come lui è ingrassato, ha avuto tanti di quegli aggiornamenti che adesso sta ingrassando e mo è una palla di lardo. È un KV2. È un KV2, esatto. No, già mai. Caricamento. Ah, qualcuno che contatta B per sapere che fine ha fatto. Ah, no, Ah, ma lui è basta. ancora a lezione, ragazzi, fino alle 11. Esatto. Ah, e allora lui arriverà distrutto, o verrà distrutto o ci dirà non è cosa. O verrà mezzo No, non esaurito. viene, O verrà non mezzo viene. esaurito. È passato anche in negozio a trovarmi oggi pomeriggio dopo lavoro, quindi. Oh, che bello, salutamelo ogni tanto. Io oggi non lo sto proprio sentendo in questi giorni. Vabbè, ma ci sta. Difatti anche le live di giovedì sono saltate da Ma lui, poco. appunto, ma quando si inizia il corso, anche lui ha detto è tosta. No, ma poi era anche per connessione, mi dicevi, Rex. Esatto, quello è il Sì. problema grosso in realtà. Ma quello anche è uno dei suoi problemi, infatti me l'ha detto. Ma io, sai qual è? Questo è lo stesso problema che io che ebbi ai primi tempi. Molti mi chiedo perché non hai fatto Ai le. miei tempi, Ai miei ai tempi, miei no, tempi. ai miei primi tempi, non ho detto ai miei tempi, ai miei primi tempi, quando volevo iniziare a stare qui, non sopra ma sotto, e volevo fare le live su. Non era possibile. Uno, perché abitavo con i miei, quindi ogni volta mia mamma entrava e io del tipo che parlava, mia mamma, con cazzo parli? Guarda, ho sbloccato un nuovo veicolo per l'Italia. Che Oh, cosa? non è italiano però, è Voglio svedese. anch'io. Mi svedese. 2S1. Ah. Cosa? Cos'è il 2S1? Ah, sì, è il coso là, Un cacciacarro. è il successore del Turan. E Del come hai Turan, fatto a Turan. sbloccarlo, scusami? Sbloccando tutti gli altri. Ah, perché tu sei già così avanti. Ah, ok. Ma io ti ho detto che con l'Italia sto soffrendo perché voglio giocare da. Vabbè, andiamo avanti con il. Perché ho sbloccato sto macino qua comunque? Ma Se non lo sai te. Non lo so, no, lo devo guardare adesso, aspetta. Cosa possiamo sbloccare? L'R3, visto che a te piace l'R3, però Il l'R3 R3 è fa tanta l'onore. roba, ascoltami, ascoltami. Ho Sembra ucciso da vinto! Mad Max, ma è tanta roba. Ho anche vinto un'altra roba. Stemma del Da Mad comandante Max della da seconda Cyberpunk. compagnia. Stemma del comandante della seconda compagnia. Ah sì, perché Bello, quello tutto avevo fatto una blu. partita. Perché avevo fatto una partita prima dopo pranzo. Ma sta andando così male che ho Alt F4ato malissimo. E a quanto pare, però, la squadra ha vinto e ho vinto i premi. Quindi sto ricevendo adesso. Che culo, Madonna, Madonna, hai ok. avuto un culo della Madonna, sappilo. No, non è vero, perché ero incazzato
nero perché non ho i pezzi di ricambio del Breda, non ho i pezzi di ricambio dello Stug, non ho i pezzi di ricambio del 75-46 M43, e ogni volta che mi ferivo dovevo elemosinare davanti ai miei compagni, avete i ricambi, non mi passavano. Delta, ma tu che livello sei con l'Unione Sovietica? Guarda che voi avete scelto il... scusa, io sono 4.7. Esatto, 4.7. Tu non sei 4.7 con l'Italia. Levati quella bandiera italiana. Tu non sei 4.7 con l'Italia. Ecco, bravo. Vedi? È una spia del Delta, in realtà è una spia russa, vedi, l'abbiamo capito. Vabbè, però io ho soltanto 4.3 o uno di 4.3, non è che ho tantissimo. Ah, ok. Oddio, Rex è diventato nipponico. E io voglio giocare con il Giappone. Ma 4.7 non sei Rex al 4.7 col Giappone. O sì. Neanche Delta 4.7. Oh sì. No, sì che è Delta 4.7, con la madre patria russa. No, io con la madre... 4.3. Allora, io con la madre... con la madre patria... io posso ottenere solo il mio primo 4.7, che è il T3457. E allora siamo a posto. E allora andiamo a 4.7. Devo solo sbloccarlo. No. Vedi? No, io voglio giocare con il Giappone a 2.3. Ah. E poi dopo passiamo ad altro. Dai, vieni. Poi con la Germania, piuttosto. Bravo, ecco, bravo. Con la Crucolandia. E poi io mica ti impedisco di cambiare paese, via. Crucolandia. Allora, aspetta, che cosa... 2.3 hai detto? 2.3. No, 2.7, se per esempio. Va bene, ok, 2.7 sia. Un attimo, immagine del profilo. Ma il mio Stug, no, il mio Stug è 3.0. Porca. Il mio Stug Maubitz, sì. Porco lo Stug. Sì, porco Stug. Vabbè, mettiamo il Panzer 3-2G. Poi mettiamo. Perché sai, i tedeschi hanno pochi carri armati, non so mai quale mettere ai vari nomi. Si immagino proprio, guarda. C'è proprio l'imbarazzo della non scelta. Mamma mia, io per mia fortuna posso mettere. Io già sono a posto. Tanto sono. No, veramente. Cioè, devo mettermi lo schifoso Sondercraft Rex ed è colpa tua. Oddio, quando... io non lo volevo mettere, però Rex mi costringe, mamma, e quindi. Mamma, ma è che sono cattivo, è una brutta persona, mi fa usare carri di merda. Esatto, praticamente. Ok, la smetto, però è divertente. Dai, boh, andiamo avanti con sto schifo. No, aspetta, il Panzer 3J schifo? Ne ancora 2 a 1.3. E devi cambiarti soprattutto l'immagine del profilo. Che stai di? Come 2.3? Ma no, ma sono 2.3 e 2 sono 2.7. Cioè gli unici hai sono... un Panzer 38T equipaggiato. Come fai a saperlo? Perché lo vedo mettendoci sopra la freccia. No, veramente si può fare questo. Minchia. Madonna, ma che è sta roba? Mi stai spiando. Ma è vero, ma tu puoi farmi fatti... Certo, è un po' come quelli che non nascondono l'ultimo accesso su WhatsApp. Perché c'è gente che lo fa. È vero. Oppure no, quando guardi le storie alla gente su Instagram. Io sai che ignoro tutte queste robe. Sono l'unico forse a fare sta cosa. Io a volte ho paura dei miei amici che mi dicono: oh Paolo, ma io ti ho visto che eri online. Perché mi hai visto online? No, ho visto... Cioè... Ma perché mi dovete stalkerare? Ma che problemi avete, signori? No, ma davvero, ma davvero. No, alcune volte sì. Ok, allora... Vediamo un po' la faccia da Italo Balbo. Bene, bisogna mettere un croccone. Ok, questo va bene. Ah, che bello. È tornato Grimus dei tempi d'oro. Io faccio l'Italia perché devo sbloccare cose, quindi tutto a posto. Sì. Un modo anche di farmi più soldi. Quindi Delta da russo diventa italiano, allora... Rex da russo diventa nipponico e io mi tocca parlare tedesco. Allora, tu devi capire che se faccio abbastanza soldi con l'Italia, io mi sblocco dei carri un po' più potenti, perché ce li ho da sbloccare, devo solo sbloccarli con i soldi, a me servono soldi. Devo cambiare lingua del gioco. Quindi tu sei sicuro di guidare il Panzer 38T a 2.7? Ma non lo userò mai, ho altri 4 carri, chi se ne frega. Lol, quella cosa del tipo, io non mi voglio rovinare l'esistenza, ma quanti per me? No, 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 voglia di cercare quali altri, anche perché l'equipaggio ho visto che non è equipaggiato con il carro, mettergli, quindi chi se ne frega, c'è tanto 4 carri, tra cui uno è uno Stug, dai, scusa, chi se ne frega. Potrò usarne solo 3, cioè uno è lo Stug 3A, e l'altro è l'antiere onnipotente, e quindi ciao. Quello anticarro? Sì. Streitkräfte alietieren un anschenin machte kampfen und die Kontrolle über de Kuban.
Eh sì, boh, manca solo che dico, ah, è tutto a posto. Allora, dicevamo... Perfetto. Indice Però Fact, voglio Indice che deve cantare Panzer Lied per andare all'attacco. Sì, fallo. Obsturm Todesstein und die Vediamo. Proviamo a fare il giro dall'esterno. Eiskalt die Nacht. Sì, facciamo il giro intero. Sì. Ah, ma tu vuoi andare proprio lì, ok. Se im Sturm wind L'abbiamo dahin perso, Rex. mit L'abbiamo perso. neuer Motor Neuer in der Blitz. Perfetto. L'abbiamo Non perso. vedo il ruolo. Perché c'è un gun carrier? L'abbiamo Ma perso. sì, è Ma il gun così, carrier vuoi non è un giocare. livello avanzato. Che ti fai? Allora facciamo il giro dalle casette, scusate. Ah, guarda che arrivano i Rex, tu ti sei visto il film A-Team, ma quello là, il nuovo che fece tempo fa? Quello con gli Amnison che fa Hannibal Smith. Sì. Con quei gongine. Che interpreta. Sì, bello, è divertente, dai, simpatico. Allora, sì, a parte la tamarrata finissima, però fatta è molto una bene. Tamarrata, però è Però no, vabbè, i livelli loro, figurati se tu non guardavi i tipi per la tamarraggine. Esatto, bravo, esatto, dobbiamo pensare poi a voglio farti una domanda molto stupida, però forse ho solo la risposta, però voglio chiedere lo stesso. Qual è il momento della scena più divertente, ma anche figa e bella da vedere nei team? Perché sono tutte quasi fighe, però voglio sapere qual è la tua. Minchia, ce ne tante, forse poi non lo vedo molto, sinceramente. Quella dove si lanciano dall'aereo con cara. Lo sapevo. Tutti lo adoro, pure io. Cioè, è troppo bello quando decido di buttarsi. Ok, è una cosa impossibile, ovvio. Però è troppo divertente. È troppo bella come idea. L'idea sì. Che fare caduti col carro armato. E poi tu dici esatto, in colpo. Sparando. Sparando. Dai, pensate a quella cosa. No, russi, voi fate le cose difficili. Come si dice? What the fuck? Non li facciamo meglio. Oh, mio cazzo. Il un cromuello. Ah, ecco allora. Oh, bravo, Tiento. Tu fai quello vero. Non morati per la madre patria. Bravi, difendete. È stato colpito male. Ah, no, non è vero. Lo smog, ha scorreggiato. Eh no, ha sparato la cosa fumogena. E la bombarda. Sembra che ha scorreggiato che scompare. La bombarda fa tanto prima guerra mondiale. Eh sì. E infatti ne facciamo proprio con altro. Zona conquistata. Tutto sciolto. Guarda, quando arriva B lo confermiamo, facciamo le realistiche. Ma no, ma burbolate. E perché? A me piace l'idea. Sapete che io ci non so tutte le realistiche. Vabbè, io no, però tanto non devi spendere soldi veri, fai tutti di battaglia. Ah no, perché se le facciamo ogni tanto, secondo me ci coordiniamo meglio, ci concentriamo di più sul gioco. Nelle pause piuttosto si chiacchiera, oppure si alterna in arcade e realistica, però è realistica, se ci si concentra le cose possono fare bene. Sarei una brutta persona. Colpita a caso o distrutta, non me lo chiedere, tutto a posto. Tanto per me realistica o non realistica è indifferente, tanto sempre spara a caso. Ecco. Era quello che non volevo sentirti dire, ma è quello ma che ma nessuno lo voleva sentire qui. Ma io lo dico perché devo provare la gente che mi stesso due più attento. Uno mi ha sparato di lato. Mancato un po'. Ho visto un proiettile. Potevo anche evitare quella cosa. No, il T80 maledizione. No, tra l'altro ho visto proprio un divertente video dal canale su YouTube nel short di modi stupidi per morire guardando c'era uno con questo se momento giapponese che sto guidando io ora. Tipo era la cosa che vedete la mappa quella che mi viene dal film ci sono tutti i ponticelli. Sì. C'è la cittadina e praticamente era un ponticello ha sparato e si è capottato la mappa. Eh sì, perché quel ponte là se gli spari i caschi di sotto.
No, questo sto cannone qua, un inculo della madonna. Ed è disproporzionato rispetto al caso, effettivamente. E quindi ti ha sparato malissimo e si è ribaltato tutti morti a me. No, vabbè. Una roba proprio... Ragazzi, con questo carry... Che cazzo sei tu? Un gun carrier? Che cazzo sei tu? È un franco... Ah, è lo scatolotto inglese. Esatto, no, è in squadra con noi. È in squadra con noi. È un 3-in. E lui sarebbe 3 pollici. Vabbè, quello che è. Nelle dimensioni del cannone. Ah sì, no, ma proprio perché sai che poi i cosi, i cannoni, gli danno il nome in base al peso. No, che tristezza. Pounder, 17 pounder. Ragazzi, vabbè. Io sto avanzando con questo qui, però questo è per, questo deve essere una condizione che se, lo, se ci attaccano ci pigliano. Tranquillo, dai, li attaccano perché ci sono io che li spavento. Sono brutto, non preoccuparti che arrivo io con l'arma più letale. Ragazzi, se noi, lo, se noi aggiriamo. Come non detto. Se noi li aggiriamo. Penso io da girare. Forse la do anch'io. Ti vado ad aggiungere che qua siamo vicini allo spawn, ragazzi, non vorrei dargli un notizia, no? Anche voi. Vicini, ci siete proprio attaccati. Cioè, ancora un po' spawnate voi. È morto. E infatti Delta adesso sta spawnando. Sì, sono stato massacrato. Vabbè, ma è colpa mia, effettivamente mi sono troppo avvicinato allo spawn. Ah, io voglio vedere i bambini. Così. Beh, sono così, questi cazzi. Sono troppi. No, poteva. Guarda, cazzo, sai che potevo sopravvivere senza aver fatto neanche una morte. Guarda, c'è un lago, è il lago di Como. Vedete questo lago di Como? Kabum. È il ramo del lago di Como. Ora non c'è più. No, ma voi che laghi avete? Che laghi avete in Piemonte? Avete i laghi? In Piemonte quelli grossi e conosciuti sono il Lago Maggiore e il Lago d'Orta. Famoso Lago Maggiore che tanto fece piangere tanti studenti quando gli chiesero qual è il lago più grande. Il lago maggiore Grazie. E morirono male e furono vessati e presi. Poi in realtà dalle mie parti qua ne abbiamo 5. Perché l'avete chiamato maggiore, mannaggia voi? Lo potevate chiamarlo tipo lago un po' più grande, ma non il più grande. Non lo so. Ma qual era l'altro lago? Lago di Garda. Ah, ho capito il po'. Infatti mi stavano attacchiando. Che cazzo stavo usando? Quello è il lago di Garda. Ma ci sono tanti laghi, c'è lago di Garda, lago di Iseo, lago di Como, lago Maggiore. Lago poi di Como, ce ne sono bello. Alcuni delta, illustrami te, sotto Roma, che laghi ci sono. Lago, come ci chiamano già quei laghi? L'unica che... Aiuto! Laghi in scende dalla Campania in poi? Da Roma in poi, da Roma in giù. Vabbè, da Roma in giù, vabbè, ci sta un lago artificiale qui in Calabria, che non mi ricordo il nome. Ok. Artificiale perché si è creato tramite una diga. Ok. Anche a Napoli, in Campania ci sta la stessa cosa, però non mi ricordo come si chiama. Sì, perché i nomi in realtà... Sai che mi hai fatto una bella curiosità, perché in realtà noi non ce li abbiamo. Vado a spiare sulla mano. Torna qui, perché... Noi non ce li abbiamo, effettivamente, i laghi. Abbiamo molti fiumi, ma laghi... Se dobbiamo essere onesti, importanti sono pochissimi. Credo che forse quasi non esistono. Italia, quelli vulcanici. Allora, guarda. Tu hai il gigantesco lago Ampollino. Vabbè, ma hai capito dove stai? Lontanissimo dalla città, praticamente. Poi hai. Un altro lago mega gigantesco. Lago Arvo. Poi hai il lago di Cecina. Cecina, l'ho sentito, Cecita. Poi hai l'iper mega gigantesco lago di Tarsia. Poi hai il lago d'Esalo. Che sono così grandi che devo zoomare un sacco per farlo. Dai, corre, amore. Li devi zoomare. Guarda come li sta prendendo il culo. Infatti sono piccoli. Fammi domenica. Quanto sono piccoli? Poi hai. Aspetta. Lago di Bracciano. Lago di Picco. Lago di Bolsena. E ha fatto passare a lui. Lago Trasimeno. No. Guarda come corre con la fianca a te, guardalo, vai! Guarda come corre! Dov'è Rex che piglio anche te, Rex. Guarda come sta fermo Rex per cercare. È arrivato all'obiettivo. Ah, eccolo qua, guardalo. Hai il lago di Verona
e non mi dice niente. Ma che cacchio ne so. Cosa c'entra Verona? Verona è lontano da me. No, no, che Verona, lago di Candia. Quanto è il lago di Candia? È uno dei cinque dei laghi che abbiamo qui, ma in realtà il lago grosso che c'è la mia parte è il lago di Verona. E poi, esatto, e poi è il lago Sirio, che è gigante. Lago Sirio che io vado sempre a fare il bagno d'estate. Ah, e vedi che arrivano, vengono fuori le verità. È così grande che devo zoomare in maniera esponenziale per trovarlo. Che grandi, così. Gli sta sfottendo, gli sta sfottendo. Sta sfottendo anche il mio, ha sfottuto, lascia stare. Ci puoi navigare col Titanic. Su quello di Viverone ci possono usare le barche a motore. Allora, com'era sì, aspetta, qual è quel lago al nord che usano per le gare di canoa? Quello canottaggio. Sì, quello là che. Quello che hanno fatto pure la gara olimpionica. Come si chiama? Quelli là che hanno fatto la gara con i remi. Non mi ricordo il nome. Boh, sarà, non lo so, il lago dell'affogato, no? Di buon auspicio, giustamente. Sì, esatto. Madonna, no. Beh, scusa, è come Mar Morto, è presente anche il Mar Morto. Il Mar Morto è di buon auspicio, ma anche il Mar Rosso a sto punto, che sangue. Vabbè, ma il Mar Rosso. Ma il Mar Rosso c'è morto l'esercito del Re d'Egitto. Vabbè, però teoricamente. Quando Mosè fece il birbone. Mosè che ha il potere di un ha un potere di una divinità e lo usa solo per dividere le acque. Guarda che è stata una mossa da mossa, cavoli, ci voglio io aprire le acque, adesso non puoi neanche aprire le acque in Santo Pace, che tutti lui ha creato un brand. Cioè, suo fratello cammina sull'acqua e moltiplica i pesci e crea il vino a caso. Vabbè, fratello. Molto lontanissimo, esatto. Mosè solleva le acque, sposta, fantastico. Ma che siamo dei supereroi, sono, porca miseria. Sì, guardalo che bello, ho ucciso un su. Ah, ma ce n'è un altro. Ma sono i fratelli su. Perché questi continuano a insultarsi nella chat? Chi è che ha scritto? Chi è che ha scritto? Arrivate il B, grande il B. Erbi. No, ignoto. E là. Ehi, cazzo, sono segnato. No, no, sta giocando a. L'ho rovinato. Sta giocando a. Come si chiama? Palla World. Delta, ha rovinato tutti. Chi sarà il prossimo a essere rovinato? Ecco, disastro. Non è vero, è bellissimo quel gioco. Tanto rovina le persone e poi se ne compiace. M42 da un M41, che ironia. Hai capito? Delta, tu rovini le persone e te ne compiaci. Delta Turk. Il ritorno del Delta Turk. Ma io sono letto, ma che vuoi? Allora, diciamo. Erano questi che si continuavano a insultare in chat, che figata. Ma perché si stanno insultando a vicenda? C'è la guerra intorno e loro intanto si insultano. La guerra intorno, la guerra è dentro. Bella questa. Fuori dentro di loro. No, aspetta, allora. I was the first thing vabbè, bitch, you stand from the hands, I just suck, crack. Ok, è fatto. E poi che stanno la squadra, si stanno insultando. No, è bellissimo. Cosa emozionante. Sono soddisfazioni, insomma. Sì, assolutamente. No, ma perché ti nascondi? Non vedi che ti stavo sparando e che un colpo è morivo? Stavi dicendo anche quanto sono alto, in chat. Non ce ne frega un cazzo. Ah, sì, vero. Che dicono quanto sei alto. 1,82 m. Io 1,86 m. quel tipo di gare. Okay, quanto porti di scarte? 42, io 44. Voglio cingolato su sta. User. Guarda, io sono alto 1,92 m. L'user. Bitch. Io invece ho risposto. Ma secondo te quanti anni hanno questi qua? 4? Se la risposta è più di 4, prego. Diciamo che ormai viste le altezze dei teenager potrebbero veramente qua. Ah, oddio, nel tuo paese è quello essere piccoli. Che cosa? Oh, ma hai visto la tripla, Rex? Hai visto la tripla? Ti prego, tripla? No, come ho fatto una tripla. Bevi solo il latte. Ma che cosa? No, per favore, leggete per favore la chat. Dai, bellissimo. Io mi sto facendo. No, dai, sono un po'. Non fa niente. Ti metti retromarcia automatica. Non fa niente. Mi stanno uccidendo, Delta. Non fa niente. Cacchio, sono una doppia chilina. Non fa niente. Eccola.
Voilà, il primo nah, I don't need kid that discord. Dictor, Dick throw away. Kid, ragazzi. Ma cos'è tutta sta roba tossica stasera? Non lo so, però è stupendo. Io sto... questa partita. Sì, sì, sta... ma è che si sono insultate dalle loro misure di cose. Poi un po'. Se uno è. Sì, buongiorno. Va bene, ok. Benvenuto nel mondo di World Hand. Misure di saldata che tu usi questi termini infelici. Impropri, ma non è colpa mia, loro che parlo di misure. Sai che c'è la mia battuta preferita di Badoglio. Sono grande amico Badoglio. Che era arrivato il. Cos'era? I politici là. A dire allora volete fare l'offensiva, gli fanno non si può fare l'offensiva, ma lo dovete fare altrimenti il governo è messo male, ma noi non possiamo fare altrimenti, e allora non accettiamo pressioni politiche, non mi ricordo come era finita, ma comunque c'è, come si chiama, Badoglio che fa ma allora perché venite qui, perché esatto gli fa perché venite qui a infelicitarci, è la mia infelicitarci. Tutto normale. Perché male, stavo qui facendo un'esecuzione su Mario del Panzer 3, non me l'hanno fatta fare. Cioè, ma guarda che roba, mentre cioè riusciamo a insultare e anche arrivare prima in squadra, ma siamo una squadra fenomenale. Siamo una squadra fortissimi. Bene. Ok, basta. Guarda che roba. Guarda queste bellissime 6 kill di fila. Io gioco senza colpo ferire. Ho sbloccato Neuer Motor per il TK. Neuer Motor. Bellissimo. E adesso, per rendere la cosa ancora più bella, inviteremo IP. Anzi, lo inviterà Rex, perché non ho potere. Ah, il Binder sta sentendo. Ah, essendo che non hai potere, ci facciamo una. No, è la prima, dobbiamo scaldarci. Resteremo a 2.7. Oddio, quanto è bello come Grievous. No, aspetta, cuscia. Stasera allora. È la famosa serata a tema asse. Ah, ok. Bene, quindi puoi fare o il Giappone o la Tedeschia oppure l'Italia o anche la Bulgaria. No, la Bulgaria non c'è. Anche l'Ungheria non c'è. E o la Spagna. Dove sono i carri armati spagnoli? Non ci sono. I famosi CV-33 donati dall'Italia. Panzer 1 e i CV-33. Donati generosamente dall'Italia, che non sapeva cosa farsene. Poi ha detto o li buttiamo in discarico o li regaliamo alla Spagna. Sì, regaliamoli alla Spagna. Così facciamo anche una bella figura, no? Perché diciamo, signor Francisco, tra l'altro. Io dove mi ero fermato? Madonna, con la Germania a 2.3 mi ero fermato. Bene, siamo a 2.7. Non merita, non merita. Ma tu, AB, devi anche, se prendi la Germania, devi anche giocare. Si diventa tutto più divertente. Lo faccio io con il Giappone. Devi soffrire. Quello che si sta dicendo, devi soffrire. Interessa. È diverso. Non dice che devi giocare perché devi provare i tedeschi. No, devi soffrire. No, devi soffrire. Come sta andando il corso? Io oggi ho fatto un esame importante, quindi tutto a posto. Ma va bene, buono. Sto riprendendo piano piano manualità. Per chi non lo sapesse, disegno. Fatevi strane idee. Chi non lo sapesse, non ne frega a nessuno. Diciamo. Vabbè, questa era cattiva. Meglio precisare senza che. No, non è vero. Sto scherzando. Qua abbiamo dei professionisti. I grandi scherzoni del martedì. Comunque, scherzi a parte, ragazzi, è veramente bravo. Lo dico, è molto bravo. Non come me, però è bravo. giusto. Vabbè, modestia a parte proprio. Vabbè, lui ha fatto corse, eccetera, eccetera. Io sono autodidatta del cazzo, quindi mi faccio odiare da tutti. Sì, sono un autodidatta e è il bello come quelli là come che su studio. World Thunder. Se la cava. Autodidatta di mira. No, ma sono tu autodidatta, io non vengo le ottiche. Ma sai quella cosa divertente? No, questa la devo raccontare. Praticamente fa ridere, sapete perché? Perché sono autodidatta in tante cose, sulla fotografia e sul fatto che sono un fan del cinema, il fatto che adoro disegnare, tante cose, anche doppiare o imitare voci, quindi sono un rumorista praticamente. E io vado in C. Sì, andiamo tutti in Cina. Praticamente ho amici che adorano fare il doppiaggio quando stanno studiando per il doppiaggio, sento me imitare signor Yogi, cioè cose del genere, inizio a bestemmiarmi in aramaico.
1. Sì, perché dovrò cambiare voce e tonalità e non l'ho studiato e questa cosa mi manda a fanculo. La seconda, disegno. Disegno da quando avevo 5 anni praticamente. Ovviamente sono migliorato, però ovvio, non ho fatto scuola. Loro mi hanno fatto un disegno di, una creatura, di un mostro, non mi ricordo, ne era Digimon, Pokémon, cose varie. Ci hanno messo 7 minuti per farlo molto accurato. Arrivo io, neanche 2 minuti l'ho finito. Mi hanno mandato tutti a fanculo di nuovo. No, ottimo, perché vado come molto... farsi odiare. Sì, ma è la verità, signori. Perché c'è Rex che chiede il Chunibum? Perché ho tamponato un M4. Varum. Varum. Ah, ecco. Non pensavo che c'è un pensasse che fosse un giapponese vero e l'avevo astio. C'è un carro armato davanti a noi. C'è un gustoso Thundercraft. È un M5. Sì, M5 M5 che finisce. Passato dietro all'edificio, sì. Sì. Occhio sul... Attenzione, di fronte, no, mi... cavolo. Guarda che kill! What the fuck, rigolo. Ok, basta, aspetta. Ah, chi mi spara? Un altro... No, alto panza, non lo vedo. Sei davanti a me, cavolo. Oh, oh. L'incendio, il mio motore va a fuoco. Serve una mano? Ok, no. Non il motore. Poi quale altra cosa ci succedeva? E poi niente, proprio il fatto di cinema, che io sono esperto su tanti campi, ma so perché adoro vedere dietro le quinte il cinema, no? Mi odiano anche per quello, quindi sì. No, per cercare di darti una mano, Grievous, sono morto malissimo insieme a te. E c'è quel Zondercraft sul fianco per cercare non più. Bravo Delta, bravo. Però faccio il giro perché stai arrivando un altro brutto tizio di fronte, quindi mi fa di fuoco anche io. Guerra di te. La guerra di cuore. No, ne so due, ne so due. Ne so due, ne so due, ne so due, ne so due, ne so due. No, ce ne sono due di loro. Lo so, sono fratelli gemelli. Ce ne sono due di cuoti. No. Cavolo. Oddio, tutte e due. Ci hanno killato entrambi. C'è un... Ho sparato a te l'altro fatto, me, brutte merde. Oddio, ce ne hanno sparato entrambi. Sono ucciso da Kaiser Malmsteiner. Però c'è da dire che ero tutte e due premium del cazzo, perché avevano la mimetica di fronte. Ho ucciso Kaiser Malmsteiner. Però che palle. Malmsteiner. Però che palle. Avevo... Allora, ragazzi, un po' di confusione, io proporrei... Chi è esterno sul lato destro della mappa da questo? Ok. Sì. BBB, più l'esterno, più l'esterno. Siccome sono in posizione avanzata, cerco di coprire un po' la situazione. Allora, se fossi in te, rimarrei fermo lì fino a quando arriviamo, perché ci sono due T-34 in zona che non so bene. No, bastardo. Vai, dai, ingaggialo, vai bene così. Ci provo. Stiamo arrivando. Dov'è il T-34 metri? Di fronte, cavolo, eccolo là, basta. Dai, non si inquadrarlo. È passato dentro? Sì. È proprio i container, tutto. Sì, lo so, lo vedo. Dove cacchio ha colpito? Ha sfondato! Non ci credo. Ora lo piglio. Guarda quel bastardo! Bravo. Underex. Oh no, bomba. Bomba! Sexy. A pezzi, non sexy. A pezzi, già. Una bomba per terra. Armato a pezzi. Armato a pezzi. Manca la sicura. Perché hanno alzato i prezzi. È un antiaereo solo sulla carta, non è anticarro. Sì, giustamente, poi scusa, mi torto. Ok. Un anticarro aereo. T-28 morto, motherfucker stronzo di me. Così, in amicizia. Bello. Delta 28. Perché abbiamo della gente già qua tipo lo sforno? Lo chiede per un amico. Non lo chiede per l'amico, perché l'amico non sa rispondere. Non chiedo all'amico. Attenzione che stanno arrivando tutti. Alla conquista di C! No, cavolo! Conquista.
Mi aspettavano. Ho sbagliato io. Mi sono fatto fregare come un cretino. Lo ammetto. E vabbè, mi ha toccato. Uno mi ha mandato a fanculo, forse in russo. Poi non lo so. Chi è che è morto? Oh no, è il russo. Ragazzi, però sono esploso. Ragazzi, anch'io a caso. Posso dire che io scappo dallo spawn, perché secondo me il spawn di battaglia è molto più sicuro dello spawn. Ragazzi, ma stiamo scherzando? Sono 4 o 5 che stanno andando al posto di noi. Ci sono due colpi. Un Panzer 4. Uno Spitfire. E uno Spitfire. M4 105 e un su 122. Raptor Panzer MD50. Manca più nessuno. Dove? Non si vede la copertura aerea. No, certo. Solo che non si vedono i T-24. 34. No, i T-28, i T-28. No, non voglio morire, mamma! Che cosa fai? Fai l'uomo! Vai e spara! Ah, ecco. Posto. Fai l'uomo e muori! No, ti prego, avete visto che ho battuto il caccia col cannone? Come fai? No, davvero? Sì, no, mi stava sparando a brucia, però gli ho sparato in faccia col cannone. Grande, così che si fa. No, io... Noi stiamo morendo non male. Sono più, non sono più pratico a questo livello. Ce la può più. Ma Rex, il 2.7 porta scarogna. Ma il 2.7 porta scarogna. Ma non riesco più a riconoscere quali sono i nemici veramente più... Più cattivi, non so su cosa più cattivi, esatto. No, beh, è vero, non prendetemi per il culo. No, ma è giusto, ma io in realtà sono gagliardico, ma capisco i tuoi limiti, le tue preoccupazioni, perché sono anche le mie in realtà. Quello del suo davanti, perché siete cattivi. Ma poi scusa, intanto ai giapponesi manco piacevano. Sono per ripiego, perché avevano dell'acciaio da buttare via, perché loro è vero, l'hai amato e gli aeroplani. Non hanno mai creduto nell'unico componente corazzato. Ah, oddio, posso finalmente sedermi normalmente. Ah, perché ne rimane andata. Quanto eri seduto prima? No, ero sull'alta poltrona, che però è scomodissima. Nerina, no, una poltrona per due. Sì, perché la mia gatta mi fotte sempre. Oh, una poltrona per uno. Una per due, perché per Delta è il gatto. No, ma il gatto vale per due, anche per quattro. Infatti, però volevo capire se era Delta o il gatto è di Marte. Il gatto pare sempre gatto Murphy. Il gatto Murphy è bellissimo. Ma sempre questa mappa, davvero? Che fossi in C. Sì, no, però... ma anche tu sei in C. Cosa dici? Ma difatti sto ridendo, perché io e te abbiamo avuto lo stesso identico approccio. Non ci posso. Ma senti, ci suddividiamo e otterremo doppio risultato. Ha ragione, dai. Chiudiamo. Secondo me moriremo il doppio. Sì. Non succederà niente. No, come consigliano tutte le schieramenti tattici e la storia della militare, dividi il tuo esercito. Lo indebolirai, non otterrai un cazzo, e poi sarà la causa della sconfitta. Rex, specifichiamo, sta facendo il paraculaggine perché voleva andare in A, poi ha detto in C, perché pensa che andavamo in C, capito? Vabbè, B ha sbagliato, lasciamo stare per lui, ha sbagliato. No, veramente io ho scelto ponderatamente, ho detto no, voglio andare in C. No, non è vero mai, tu hai detto andiamo in A. Me ne pentirò. Ma cliccato, eri in C. Che cazzo? Ok. Ma ho visto... Io vado avanti. Fulmine su... Eccolo qua. Su cingoli. Ah, ma è mancato. M4 c'è. Non mi piace che non c'è nessuno, non mi piace minimamente questa cosa. Ma perché ci abbiamo... No, perché sono tutti qua. Sparano a mille ovunque, qualsiasi cosa. Perché sei morto? Dice. No, dico, perché tu mi dici che sparano da mettere su col cannone qualsiasi... Sì, un altro compagno M15! Con militone M15! Ammirato. Porca puttana! Morti malissimo, tutti e due, che cazzo? Ok.
perché loro hanno quei cazzo di 105 lì piazzati di maledizione con la rete, non so perché, dai, riproviamoci. Ah, io cambio versante. Ah, così vai. Cambio sponda. Madonna, cambio che sponda. Kill. No, no. No, ragazzi, ho fatto una kill in retromarcia. Sì, tra l'altro il nome del tipo che hai ucciso è tipo una bestemmia. Oddio. Non l'ho visto. Guarda nella chat il coso lì, il nome. Ma chi ha ucciso qui? Il Delta ha ucciso il loro. Cos'è? È uno che ha l'M6. No, cos'è? Cos'è? Panzer 2C. Lo guardi. Maledetto. Ho appena usato, un preso di quello che è stato detto. Brave. Ma hanno i premium, ma non mi ricordo più. I lose hanno HP. Esistono i proiettili premium? No, per fortuna no. Per fortuna no. Esatto. No, per se, no perché no. Se esisteva erano cazzi, se era veramente. Il proiettile d'argento. Proiettile d'argento. È che siamo vampiri. E che siamo. Esatto. Procedere i KV2. Procedere i KV2. No, i KV2 no, non so dei litani. Oddio, perché vai così piano? Che succede? Dai, morici, mi ha detto. No, deve prendere una molto piano. Tra l'altro mi piace da morire l'idea di fare un proiettile esplosivo d'argento, fantastico. Un T-28 che corre come un pazzo. 3 ore che miro a un M3 e me lo abbattono gli altri, ma che cazzo. Ma che cazzo. Scusami, no, ho fatto il fumogeno perché rompeva le scatole. C'è un po' di gente, non mi piace. Sto avanzando. Lavoro di squadra, chi è killato? Bravo. Un tipo. Io ho killato un sovietico, come detto. Così impara i aereo? Dov'è il Rex IC? Dov'è le munizioni che non riesco a trovarle? Di fianco, in basso. Non le ha? Come non le ha? Oh, sì! Che bella soddisfazione. Altra soddisfazione. Di avanzare. Panzer 2C. Ah, l'ho puntato malizio. Cioè, avevo visto che era verde, ma non l'ho sparato. Cioè, ho sparato malizio. Tu è che sparo un po' di artiglieria. No. E qua di fronte a noi. Aspetta che uccido l'otto. Cavolo, questa retina. Retina. Questa vetrina. No, retina. Bello questo colpo. Bel colpo. Ecco che infatti non lo può. Perché si metto dietro? Noi riprendiamo degli antiaerei, ok, nessun antiaerei. 3 cazzo nemici in arrivo. 3x220. Arrivano, 3x220. Attenzione che arriva un aereo, Rex, stai attento. E per la gioia di grandi piccini abbiamo il 606 nel quadrante Alfa 3. L'ho visto. Un andato. Oh, scusa, il tostino. No! Madonna, che stealer maledetto! Ma infatti, ma anche io gli sto sparando a quell'amico lì, perché no? Ma porca miseria! Haha, bitch, please! Bravo, mi piace. Stanno sparando. Rivus, prendilo da dietro, io provo a prenderlo più da davanti, da sotto, da su. Ma che lo volete inchiappettare? Che volete fare? Voglio fargli male, molto male! Ce l'hai Rivus? È dietro un cadavere, cioè dietro uno morto, non riesco. Esatto. Oddio, bombardamento! Via! E con ciò. Aspetta, bombardamento di bombe o bombardamento di esplosivi? Bombardamento di. Beh, certamente non è di figa, quindi tutto a posto. Bombardamento di bombarde. Ma perché Delta queste cose a caso spontanee così? C'è qualcosa che ci vuoi dire? No. Donne e bambini, è arrivato il momento. Ecco, vedi. Sì, pieno di donne e bambini. Presto, Anakin. Pieno di donne e bambini. Oh no, ci arrivano le palle. È andato. Attenzione Rex, sei da solo. M11 è andato giù, ma non sono stato io. Sei da solo Rex. Quindi è andato. Non so, non importa. Solo contro il nemico.
Oh, cazzo, c'è un cazzo. Di nuovo. Non c'è più. E che cazzo. E che cazzo. Gazzu. C'è l'altro spawn. Però guardiamoci le spalle. Accorrete. Donne... Donne e bambine. C'è letteralmente tutta la squadra che si sta spostando da uno spawn all'altro. Il trenino degli... è tipo anime, immaginate anche in quella 500esima. Che bello. Dov'è? Questa è una delle scene più fantastiche che abbia mai visto. Che delusione, che delusione. No, perché c'è qualcuno vinto? Qualcuno ha piccato mai la squadra, dai. Io uno più donne più buoni. È stato un sushi. Come fanno, come osano non spawnare quando hanno 40 carri armati nel loro spawn? Oddio, ho sbloccato casa e chef. Ho sbloccato la casa. Rex è arrivato primo uccidendo donne e bambini. Fantastico. Sono primo. Bello. Davvero? Ho fatto anch'io 5 di kill. Non male, non male. È stata una bella giocata. C'è già lo spawn. Stavo voi sulle cazzate. Siete persi di come ho trapanato due poveri antiere che stavano mirando a te. Sì, una l'ho uccisa anch'io. IB, ho visto, ho ucciso un'altra persona. Abbiamo fatto un po' stragi di antiere. No, ma io veramente sì, cioè, sì. C'era questi che puntavano tranquilli al cielo, arrivo io, mi buco frontalmente il camioncino e lì mi faccio esplodere malissimo, non lo uccido con la mitragliatrice. Posso dire che sono stato che... posso dire che abbiamo fatto una bella giocata comunque, dai. Questa è stata una bella partita. Dai, forza, adesso vogliamo passare. Dai, realistica, ma un'epoca, a un'epoca, a un'era più elevata. Un'epoca più epocale. Qua quanto? 4.7. 3.7, no? A 3.7 e 4.7 B come al solito. Cos'è B? Quando B sarà a 4.7 faremo. E B non è a 4.7 o pochissima roba, mi sa. Vedi? Quando però ce le ha. Vabbè, però. Cioè, devo ancora finire di livellare roba. Ok, basta. 4.7 Aspetta, e 4.3? Aspetta, no, ma io ce l'ho 4.7, non ho mai equipaggiato, però vedi, entrare così... Equipaggio. Vai, equipaggio, vabbè, non ci sono problemi, vai, vuol dire morire e basta così, praticamente. Morire vabbè. Per Danzica, come giusto. Allora, fermi un attimo, facciamo per grado. Adesso facciamo 3.7. Poi se avanza tempo ne facciamo magari uno o due. Vabbè, aspetta che io mi metto Italo Balbo qua. No? Che dobbiamo fare sono allora? Io ho il capitano nipponico. Vabbè, io non ho il 3.7, ma ho il 3.3, quindi tutto a posto. Tanto basta che guadagni soldi. Guarda io e B che siamo i talibalbi. E via. Non mi fregare l'immagine del profilo. Ma aspetta un attimo, quindi tu sei Italo Balbo che si è schiantato. Io sono Italo Balbo che fa invece i voli transatlantici. Cioè siamo due balbi diversi, tipo, no? Tu sei il balbo del 42. Balbi della stessa faccia. Io non so cosa sta balbo. Dicendo, ragazzi, fate quello che volete. Devo cambiare. Non ho altri gerarchi da mettermi. Aspetta, come immagino il profilo. Oltre a Balbo. Io ho detto che sta impazzendo. Voi non mi credete. Ah sì, è vero, c'è il tipo qua. Aspetta. Sì, ok, buono, allora siamo a posto adesso. Sono 4. Dai. Boh, cos'è? 4.3. Cos'è? Allora andiamo a 3.7 o 4.3? 3.7. 3.7. Delta. Tu fermo. Devi equipaggiarti 3.7. E io non ce l'ho un 3.7, daglielo. Non mi avete detto. Se l'altra volta ti sei equipaggiato il 90-53, me lo ricordo io. Guarda questo che fa il furbo. No, ho il 3.3. Ho il 2.7. No, questo che fa il furbo. No, perché l'altra volta c'era 3.7. No, io ho il P40, non ho il PMA4A4, non ce l'ho ancora quello. No, Delta, il cannone da 90. Io ti uccido il cane. E se non ce l'hai te lo compro e poi te lo uccido. Il 90-53 M41M sulla destra. No. Com'è possibile? Cosa vuol dire no? Vuol dire non ce l'hai o che non esiste? No. Che non ce l'ho. No. Non l'ho sbloccato io. Non è possibile.
Io non ho sbloccato. Non è umanamente possibile. Io ho sbloccato. Guarda, io sto sbloccando attualmente M24 il 3.3. Devo ancora sbloccare M4A4 3.7. Poi, vabbè, l'antiaereo 3.3 ancora devo sbloccare. Ho sbloccato. No, che cacchio ho detto? No, devo ancora comprarmi il 9053 M41 perché non sono povero. Mi manca poco e lo posso. Ok. È un 3.7. E poi ho il Zingsling 2 che è un 2.7. Punto. Non ho 4.7, io non ho niente. Devo passare, devo passare dalla lingua del menu. Io dicevo 4.7, io dicevo 3.7, lo so che non è 4.7. Ah no, devo comprarli, ecco che devo farmi... Io ti regalerei volentieri dei rubli. Fossi povero. No, dei rubli. Allora, no, ascolta. Ma non è comunista. No, ma a me dà fastidio perché mi servono solo soldi. Chi è il problema? Cioè, tu consideri che ho 45.300. Madonna, aspetta, zitto, che io te li tirerei di Grievous, per farle partire. Ascoltami. Per comprarmi questo bel carretto qua 90 53 M41 3.7 servono 47.000. Io ho ben 45.000, cioè capite che mi manco solo. E allora facciamo soldi. Appunto, e dopo giocare. Scusami, Grievous non è cattiveria, ma tu hai equipaggiato il 3.3 non 3.7 in tutto questo tempo. Per tutto questo tempo, minchia, allora andiamo a 3.7. E non si era detto 3.7, correggetemi. Giusto, giusto. A me va bene. A me va bene, non vi preoccupate, faccio i punti così, faccio più soldi, che volete. Ok, ho il cannone da 90, cos'è che manca? Anzi, reggo, stranamente sto reggendo più di tutti voi. Prima ho retto tranquillamente. Ah, l'M42 è contrario, eccolo. Via, il CM52, fuggi. Via. Sputato via dal gruppo, via. Fammi realistica allora, signore. Sì, realistica, va bene. Ok. So già che... buonasera, bambù. L'M42 mi sa che in realistica non so cosa può fare, ma... Ahia. Ho paura. Sì, gioco anch'io con Hortanger. Ma già mi mette inquietudine. Con i fratelli ciclopi, con i miei amici. Oh no. Che è successo? In A? Andiamo? B1? Ma io sai che proporrei una nuova tattica C1. Andiamo in Charlie 7. Ok. E poi proviamo ad andare verso B, cercando di non fermarci perché qua sennò ci asfalto. Ok, va bene, subito. Seguitemi e andiamo verso B. Però anche Terex con l'M4 a 4. Perché sennò così, se qualcuno non fa un carro in produzione si può spazio. Scusa, il P40, l'italico è chiaro P40. Il P40 è indietro per tutto il mondo. Vai. Scusa. Ah, io pensavo che l'avresti utilizzato ciò nonostante. Non ti rompere i cingoli proprio adesso però. No, ti prego. Soprattutto per... Ma perché stai passando per di qua? Passa da solo, che fai? Passa da qua. Io già temo che c'hai ragione. Bambù F cosa? No, non è niente. Sì. Ok. Sai che stiamo cambiando. Ok, l'ho visto. Sai che stiamo parlando con gli ATTE della Repubblica. Ha battuto. Della Repubblica. 4 battute. Complimenti. Quindi capisci che siamo. Qualcuno mi ha sparato. Io ho visto che. Anche a me. Quindi bambù solo gli aerei, ma gli aerei sono carini, però preferisco più un plane warplane a sto punto, perché almeno là ci sono una variabile di aerei molto più elevata di questo. Però non mi piace guidarli. Anche Rex è morto. Oh no! Che è successo? Ci sono un po' di contatti giù verso sud. Dall'altra parte della gola. Ok. Però qui ci sono le rocce, siamo abbastanza riparati. Comunque tu vai dritto che sei basso. Sei un bassotto, dai, di Topolino, vai. Di nome e di fatto. Basta che tu li ignori. Tu li ignori, loro ti ignorano. Questo è il segreto. Io non credo che funzioni così. Difatti ci stanno già sparando. Però sono vivo. Davanti a me c'è un carro qua. Ma là sei stupido. Ok. Io sono morto, avete un contatto. Non ho capito che carro è. Un M4 a 4. No, allora no. Ah, io devo riparare. O forse un M3 lì, non mi ricordo. Io devo riparare.
metto un attimo qui sotto nascosto che non mi sgamano. Qua non è facile effettivamente. Però è una situazione un po' difficilotta. Che cacchio è successo? Che cacchio è successo? Ah, fumogeno di merda. Ho sbagliato tasto. Ti riparo. Adesso mi darai il mio benito che mi merita. No, lascia perdere, che ci ho scoperto. Sì, 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 vai dritto, vai dritto. Io per sbaglio ho sbagliato il fumogeno. Abbiamo un carro pesante. Ma Cristo santo! Questo fumogeno, porca puttana! Carro pesante in arrivo? Madonna. Il carro pesante in arrivo sul quadrante 8 e T-34, cioè tutti in attesa. Tutto in attesa. No, Delta, il carro pesante, non può essere un T-34. T-34 mod 1942, ci ha fatto il culo. Ti posso confermare. Chi è che ha messo quella maledetta fumogena? Ma che lo stavo riparando? L'hai messa te, Delta? Per sbaglio, lo ammetto. Se spari da dietro, Delta, io quella fumogena veramente. La prossima volta che spari una fumogena. Non volevo sparare a fumogena. Te la faccio ingoiare e poi la ricevuto. Sì, però io non volevo farla. Cioè, io sono morto unicamente per la tua cazzo di fumogene. Ti ho pure riparato, stupido. No, non ho nessun obiettivo. Allora, facciamo così, avanzo. Io ti indosso solo il ponte, che almeno se per caso di ucciso. Devo imbattare. Okay. Ok. Buono, allora ti seguo anch'io. Merda, no, ripiegare. Arrivo. Dietro. Madonna, che cosa... Un aereo è esploso. Sì, l'ho notato. Siamo... Siete vivi. Facciamo passare la salva di artiglieria. Oh no? Eccolo qua, questo che cazzo è? Questo che cazzo vuole? Non ho visuale. Porca puttana. Okay. Grande. Ma guarda così, te, sto BT7. Ma così a bruciapelo. Ma così a bruciapelo senza neanche farci... Senza neanche darci la grazia di carro menarcelo. Ragazzi, carro leggero nemico qua d'alto. Dov'è? Ecco, 7. Abbiamo altro alcune. L'avete ingaggiato? Sì, sono qui. Via, avanziamo. Vedevo se è passata la palla di figlio lì ancora. Ah, anche perché sta arrivando qui. Via. Ok, guarda, c'è il cadavere. Attenzione. Vai avanti. E non vedi che sono avanti? No, sei contro una rotta. No, ero io. Dove lo vedi? Ma dove lo vedi? No, sono io. Stavo guardando dietro per vedere l'abbombardamento e sono andato contro la roccia, per me tutto. Ok. Vabbè. Grievous è sceso, ma io non passerei dalla parte bassa. Vabbè. Voi okay, andate dall'altra parte. Delta tu vai con Grievous. Sì. Ok, Rex sono con te. Vedo. Perché me la sento che moriremo male? Diciamo. No, devi controllare. T34 qui davanti, coordinate E6. Ok. Praticamente alzando a bassa energia. Noi stiamo avanzando sul PD, per ora sul PD. Dai, andato. Bella. Sto arrivando però. Siamo a dopo quante modifiche. Ok. Dove sono i miei? Occhio, orecchie aperte. Ecco il tuo rinforzo. Rinforzami, vai. Andiamo avanti. Andiamo verso giù o verso su? Un carro pesante nemico qua in zona. Eccolo. Eccolo. Merda, mi hanno colpito. Andiamo verso C indietro. Dov'è? No, lo so dall'altra parte, Grievous, so dall'altra parte. Ah, ok, allora sì, allora facciamo il giro dall'altra parte, che li pigliamo da dietro. Sì. Ok, è battuto. No ragazzi, sapete cosa mi uccide un SMK? Non ci credo. Cos'è l'SMK? Schifo. E dopo faccio la vedo nel momento di ti fare. Ok. Dico solo questo. Io guardo. Non so se avanzare però. Tanto ormai l'Unione Sovietica è andata alla fabbrica. Aspetta lì, posizione che ha. Data, vienimi dietro che. Sì, no, io sto controllando proprio dietro, sto guardando. Se è un carro abbastanza veloce apposta per raggiungere il tiro. Ok, va bene. Provo a riposizionarmi. E non garantisco di arrivarci vivo. C'è un... Com'è la situazione, mi ricordo. Ok, io e Delta stiamo a guardare i B, io e Delta qua, questo fianco libero. Stiamo entrando, però io sto guardando dietro perché ho paura che ci pigliano alle spalle. La salita! Dai,
Ragazzi, non torno ieri. Vabbè, giuro. Ok. Abbiamo una contraerea qua alleata che ci dà una mano. Ok, Grievous, ti vedo. Sono, anch'io. Ok, proseguiamo. Abbiamo un carro leggero, segnalo, un carro leggero. Aereo. Visto. È volato, è morto male. Non ho visuale però. Ok, allora, tu convergi. Ce la fai a districarti, Delta, mi metto qua a fianco. Ok. Sì, aspetti, io faccio più largo della vita. Ho condotto sempre alle spalle, ecco. Ricevuto. Ok, sì. Ci sono. Ok, fianco sinistro, Grievous. Sto guardando. Ma io e Grievous mo ci mettiamo a fianco sinistro e vediamo un po' come fare. Ok, stiamo conquistando. Cerco di rimanere riparato. Do una mano a riparare. No, ragazzi, conquistate voi pure, perché quindi voi ho un occhio contorno, perché qua c'è il segnale nel carro medio e la zona di volta. Rispondo un attimo. Allora, qui B lo abbiamo conquistato. Ok. Qui è zona sicura. Molto bene, bravo. It's clear, it's clear. E se no it's clear, se no it's clear. Io provo ad avvicinare, ad puntare verso C. No, aspetta. Consiglio di c'è uno già dei nostri lì in C, dobbiamo supportare il suo attacco. Una buona idea, una buona idea. Vedete voi se sì, okay. Da qui dove sono io oppure avanziamo. Noi avanziamo dall'altra parte. Da uno vada con Grievous, uno con me. Ok, ti seguo io, Grievous. Vai. Io sono comunque di trappi, cazzo. Cerco di convergere. Cerco di. No, 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 cerco di convergerti verso di te. Mi preoccupare. Faccio solo una via un po' più. Abbiamo uno Sherman in arrivo. Ho visto. Secondo colpo le mani. Oh, nemico qua davanti. Andato. Visto? Ma dai, ma proprio il cannone mi deve colpire. Vaffa. Porca puttana. Cazzo. No, 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 non ci crederete mai. Non ci crederete mai. Cosa? Cioè, non sono riuscito ad abbatterlo subito il primo colpo perché ho colpito il cannone di un carro distrutto lì davanti. Cioè, ho preso il cannone sul fianco. Cioè, vabbè. E questo? Questo ci vuole male. Questo c'è molto male. Ma è possibile che stiamo perdendo B veramente? Chi è che ci ha dato B? No, vabbè, ragazzi, ma come cazzo è possibile? Occhio, ragazzi, state coperti perché quando no. No! Ah, è stato bellissimo. No, ma è stato troppo bello. Sei il primo ad avvisare del primo che è morto. Ma perché non la mimetica di merda? Guarda che mimetica. La mimetica di merda. Vabbè, era un fuoco di paglia comunque su C e su B. Sì, sì, sì. Beh, su A e su B, beh, scusate. Quel merda di quarto qui è nascosto lì dietro, però non lo posso prendere. Anche da zoomare, ma non lo piglio. È nascosto. Provo un assalto strategico. Oddio. Carro pesante quando segnalano, ragazzi. Sì, attenzione. Quadrante? No, niente, andato. Dopo V1, era. O no? BB, rimani coperto al protetto e mantieni B. Cioè, mantieni C. Io sto cercando di conquistare ed è un inferno. Cazzo, troppo tardi ho fatto una cagata. Mi hanno spottato ormai, mi sa. No, che chiuso lo tomo. Troppo. Zona di rilevamento, porca puttana. Di che magari non se ne sono accorti perché sono sotto il fuoco degli alleati, eh. Io mi sono dietro di già. Però sto indietreggiando, quindi. Dai, esci da sta zona, quanto cazzo è ampia, ok. Qualcuno mi ha colpito, ma io non lo vedo.
Chi è che sta nella base nemica? Domanda stupida, però io so già la risposta. No, proprio dentro la base. Eccolo là, eccolo là, lo sapevo, lo sapevo. No, ecco, come mi sono girato è spawnato praticamente da, dalle rocce. Uno Sherman o simile. Fianco destro, Delta. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Aspetta che lo copro anch'io. Chi è che ci spara? Ah, io nessuno ci sta sparando. Ah no, non gli alfanzi, perché ci spara? E dove lo vedi? Lo vedi qua lì. Ah, Grievous, no, Grievous alle spalle, alle spalle. Alle spalle. Al DPR, alle tue spalle, giù di te, occhio. Io ti giro di te. Alle spalle, alle spalle. Lì c'era più il lo sapevo. Beh, ha battuto, no, ci stanno circondando, c'è un... Ah, fanculo, no, mi hanno battuto. Lo so. Distrutto anche lui. Ma dai, è morto subito dopo. Bello, colpito, aia, a... no, alle spalle. Vabbè, ho battuto. Ma non è dietro di me, non vedo nessuno dietro di me. No, era noi, sì, era noi, era lo spawn, c'è lo spawn in antiaereo, non è appena ucciso. Puttana. Stavo per... Però ci è andata molto bene, era, per, era rischiosissimo, però ci è andata molto bene, lascia sta. Su C, sì. Abbiamo un contatto su C. Sì, però intanto abbiamo fatto un buon lavoro. Medio. Però abbiamo fatto un buon lavoro, lascia fa. Abbiamo mantenuto... Non ho visuale di potenze antiere. No, no, neanche io. B, stanno parlando di loro che si trovano nello spawn. Stanno pensando su Echo 6. Ti stanno comunque sparando, lo devo dire da qua. Comunque c'è andata. No, ma ce l'ha con altra gente, guarda. È bello. È la squadra migliore. Sì. Grande. Ah, ma perché? Ma perché era nell'angolino in fondo a quel buco di angolo? Vabbè, non importa. L'abbiamo vinta. Guarda che è stata. Non è stata facile, eh. Questa è stata più difficile. Però è no, 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 è stata molto interessante. Sì, bella combattuta, sì. Guarda quanti punti. Soldi, soldi, tanti soldi. Quanti punti mi date, mi date soldi, per favore, yes. Soldi, soldi. Io ho fatto un sacco di punti riparando Delta, che non lo meritava neppure. No, mi ha ucciso con la fumo. No, ha ragione. Io dovevo premere il tasto per F, però ho premuto G. E vabbè, ho fatto la cazzata di... No, perché io poi per uscire dalla fumogena sono andato a sbattere perché non vedevo dove cacchio andavo, addosso a un muretto, e nel girarmi il tipo mi ha beccato sul fianco, ovviamente, perché figurati. Ho premuto G di fumogena. Di San Gennaro, la G di San Gennaro. Che cosa ho sbloccato? Hai ricevuto declarazione stemma di comandante. Hai ricevuto le maledizioni compagnia. Di Grievous. Hai sbloccato maledizioni di Grievous. Comunque, ma dai, lo stemma del, del comandante della prima della prima compagnia. Comunque, bello, bello. Compagnia del Regio Esercito Italiano. Veicolo acquistato 1. Carro armato. Era unità 3. Ok, tutto a posto. E niente, l'ho acquistato. Però lo devo mettere in servizio. Non ho soldi per mettere in servizio. Però l'ho acquistato. Ah, ma sei eternamente povero. Non ho soldi per comprarlo. E non ho soldi per mettere in servizio. Non ho soldi per caricarlo. E non ho soldi per le munizioni. Aiuto, no. Grievous. Non ho l'estintore. Non è vero, l'estintore ce l'avevo. Non rompere. Aiuto, Grievous. Ho finito le brugole. Aiuto, Grievous, ho finito la carta igienica. Qualsiasi cosa ormai. E via. E beh, se finisce quella, si è nella cacca. No, no, più che altro io immagino Grievous. Che sti cazzi. Ok, dove e andiamo? Sti cazzi. Dove andiamo? Dove andiamo? Cioè, sicuramente qui dico dove andiamo. Nel senso in A. No, io allora, ragazzi, io proporrei città. Ok, sono d'accordo. E facciamo il giro? Vado di P40. Okay. Cinecittà, mi piace Cinecittà. 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 Io ho la libreria deserta. Oh, capitano. Siamo in Cinecittà e faremo un altro, un bellissimo colossal sulla vita di... La vita è bella. Imperatore romano. No, no, no. La vita di qualche imperatore romano. La vita di qualche imperatore romano. Deserticamente attuale, ci sta. Ma pure io, esatto, ma pure io sono accuratissimo, Non lo so, tipo, allora un misto fra un colossal e una cometa italiana. Tipo, non lo so, ho un bruciore di stomaco tuo Nerone, qualcosa del genere, con Alberto Sordi che interpreta Nerone. Oppure oppure un altro ancora si potrebbe fare, come posso dire,
abbraccia tuo figlio forte forte con Marco Aurelio. Lol. Eh sì, perché viene strangolato da tuo figlio, no? No, no, infatti è per questo che ho detto lol, perché lo so. Il mio amico di Caligola. Fantastico. Il mio amico? Senatore Cavallo con Caligola. Ah, è giusto. È tipo, è tutto un film tipo è con Jim Carrey nel ruolo di Caligola. Il cavallo, diciamo. Il cavallo. Sì. No, il cavallo doppiato da qualche attore famoso, lo so. Il cavallo doppiato da. Dal Corra Volta. Boh, da qualche attore che non ha niente meglio da fare. Harrison Ford. Ho visto. No, uguale però. No. Sai, Alex, qualche attorone tipo Harrison Ford o Tommy Lee Jones, tutto per il cavallo. Sì, però attenzione che controlliamo che siamo in un posto pericoloso. Allora, tu tieni d'occhio quell'area a sinistra, io controllo che dalla città non va. Ok, ho visto uno sparo. Sì. Ti hanno anche sparato, mi pare. Un contatto! Dov'è? Porca di quella miseria! Dov'è? Ma vaffanculo, va proprio qua giù, eh! È giù nel fiume. Lo vedo. L'ho scambiato per un cespuglio, sto bastardo. Andate. Va bene, faccio sentire io adesso. Eccola! Vendicato. Allora, non hai potuto puntare, sei troppo basso. Ci stanno pietre. Piripi. Troppo basso. Sono troppo basso. Io, Rex, io attraverserei la città. Lo vale bene. Sì, infatti quello che stavo cercando di fare. Io e Grius stiamo facendo retromarcia, aspetta. La Fiat mi ha dato questo motore qua e devo far retromarcia questo motore qua, anzi seconda. Anzi, faccio inversione U e vado. Dai, capito? Io sono nella piazza della città. Ti sto raggiungendo. Ci stiamo raggiungendo con tanta calma. Calma. È sangue freddo. È metallo freddo. Dobbiamo prendere le posizioni che non siamo abbastanza messi bene, perché sennò facciamo la fine di livellate da. Ok. Ma non lo sai che l'Italia è il ventre molle dell'asse, sarà una passeggiata. Disse Churchill. Churchill, ma Churchill disse? Churchill disse, intanto sei nel gioco. Siamo ancora a Roma. E infatti. Anche questa è il carro leggero. Dove? Coordinate. Fuori dalla città, coordinate Charlie Quinto. Ma è leggermente fuori dalla città, però da oltre il tempo. E puoi entrare in città in qualsiasi Carli percorso, 5. Attenzione. Ok, ho visto, contatto in movimento. Io vedo del fumo sospetto, ragazzi, qua di fronte a me, c'è un sotto. Vedi, qui di fronte. Sì, aspetta, mi dà anche le coordinate. Forse entrerà per l'ingresso principale della città. Confermato, movimento. Sì. Indicativamente verso Charlie 6. Sta arrivando verso la vostra posizione. Ok, ho capito. Non l'ho scoperto, diciamo. Ok, qua non c'è nessuno. Sto passando io da quest'area. Ragazzi, sono al ponte, gli aspetto il video e volete uscire qui da Rex. Lo vedi ancora Rex, il carro nemico? No. Chi è? Io sono qua davanti all'entrata, c'è un bivio di entrate della torre, vorrei sapere. Eccolo. Chi si è collegato? Chi si è collegato? Come si chiama il camion semicingolato quello di Nelmax? Della Wehrmacht. Chi è? 88. Ragazzi, con cosa è collegato la mia impressione? L'ho mancato, ma ce l'ho fatto tiro. Ah, ma qua c'è Grievous, lo aspetta. Sta ritirando. Quadrante indicativamente bravo, Charlie. Tu Delta vedi qualcosa? Là? Sono abbastanza esposto, ma sono dietro di te, ma non sto. Fermami. Eccoli. Oh, ho trovato. Cristo. Affan chiappa. No, aspetta. Ah, eccone la 1. Sono dall'altra parte. Ok, però quello era un fuoco. Ok. Però vedo la carcassa di un KV2.
bello. Oh, eccolo qua, un carro che avanza. Ma da dove? Da dietro? Bastardo, lo sapevo, da dietro. C'è un contatto nella mia posizione. Esattamente a 10 metri da me. Ok, ho colpito. No, come non penetrato, mannaggia, cavolo. T34. Dai, ma come non penetrato, mannaggia il cavo. No, non mi sta abbattendo, però mi sta rompendo veramente troppo le balle. Adesso mi ha battuto. Ho un contatto da qualche parte. Ah, lo vedo. Papà. Dove? Verso di te, ma cavo. Ragazzi, sempre l'8,8 flacquenta. Ah, ma era vivo quel carro lì, minchia, ho fatto una carcassa da quanto brutto che era. Ma era un murder, ah, ecco perché. Un murder, sì. Ma infatti, ma un nome è un programma. Ok, vi sto raggiungendo comunque. Aspetta che... Aia, su 85 da dove? Da dove? Da lontano, verso là, verso A, verso A. Sì. Tu... Madonna, mi ha sparato da altra parte. Non so se voglio saperlo, ma mi ha appena esploso un carro alleato allo scopo. Era lì fermo tranquillo e questo. Io faccio retromarcia perché c'era quell'altro carro che secondo me ti ha preso e vuole farci. Sì, segnalano un carro leggero. Cioè. Sì, ho visto. Madonna, come sei mi morto. Mi sa che l'hanno abbattuto. Rius è morto. Non so come, ma è morto. Eh no, un suo 85 mi ha sparato altro. Hanno un mira della Madonna. No, è che più che altro è che lì sono tutti nascosti ed è pieno di carcasse, non riesce a vederli. Buon, ci sono dietro. Stai mettendo lì col 37 lì, il 37. Che stai dicendo? Il 37. Sto mettendo proprio nelle sue braccia lì. Ma dove? Ma chi? Ma io? No, che sta parlando di me. A me ho chiuso il piede sul ponte, io sto pigliando questa chiesa. Ma che stai dicendo? Io sono dietro di te. Sta parlando buongiorno, sono ignoto, Delta, sto parlando con te allora. Volevo capire, tu hai detto che sta, così non voglio sparare. Più o meno su Bravo 6. Più o meno però. Dovrebbe essere sicuramente spostato. Eccomi. No, infatti. Stiamo perdendo A, ma non me ne curo. Ma me ne frego, me ne frego. Me ne frego. Allora, ti provo a entrare dentro la città, io provo a fare un giro. Allora ti seguo, Rex. Ok, mi butto dentro. Ok, attualmente non c'è nessuno qui. Che silenzio. Lo spinato. Ok, qua non c'è più nessun carro mio. Tranne che c'era un aereo, però tutto a posto. Ok, qua. Ok, sembra pulito. E cacciacarri vicino ad A. Sì. Ho visto, sì, confermato al quadrante D4. Hai uguale? No. No, sono dall'altra parte della città. Dai, adesso mi uso da quella roccia, dovrei riuscire a colpire. C'è Delta in posizione avanzata. Colpo critico, una merda. Dovrebbe essere il flak 37, quello. Tieni duro, Delta. Distrutto. Sì, è lui, bravo, Delta. Grande. Si era spostato. Era in una buona zona strategica, perché si era messo un punto a sparare a vista, quindi... Sì, un bel cannoncino. Sai come l'ho notato? Che sta fermo, però ho detto, ma è tipo? Guarda che è fastidioso, lo devo capire quando si è... L'ho notato solo quando il cannone si è spostato di un millimetro, che era.
purtroppo. Ci sta. Io sono molto avanti, quindi è pericolosissimo il controllo. Ma io non vedo nessuno in A. Ti sto raggiungendo, Delta, ti do man forte. Tu, Rex, vedi qualcuno? Allora, credo che posso segnalare uno in posizione Bravo 3. Non vedo più, non vedo più, non vedo più. Sì, no, lo vedo anch'io. Sì, lo vedo, cioè vedo che spara, ma non lo vedo. Allora, se riesce a darmi copertura, io provo a guardare il primo e andare all'altra. Sì, aspetta che... Ti chiedo solo di dare un'occhiata, perché ovviamente non mi puoi salvare, non fare, però... Magari poi vedere dopo che mi stanno. Allora, ma se andassi io invece sono più corazzato e più veloce. Vado io, sono qua. Tu passa da sotto, passa da sotto. Io vado da sopra. Cioè, meglio, perché se passano verso il fiume li spari. Io voglio solo evitare che ti assalti, ti piglio da dietro. Colpito! Eccomi qua, sono stato colpito. Da chi, da dove? Sì, di fatto ho una paura matta che mi dica affogherai. Se riesci a darmi una direzione ti do. No, mi ha sparato verso. No, la base nemica. Ok, non ci vorrei caso. Sì, sì. Sei molto avanzato del tempo. Troppo, no, infatti. No, tu vai verso il lago, come ti ho detto. Tu vai verso giù. Aiuta quelli dello spawn. Bello. Cazzo, Sondercraft che mi tiene d'occhio. Aspetta, perché qua non ha visto. Dove? Dammi qua davanti. Aspetta. Ah, ok, è andato via. È proprio qua davanti, in B2. B3, cazzo, uno Stug sul fianco. Visto, dove devo sparare. Merda. Riesce a darmi più meno un quadrante, però. È in C4. L'isoletta C4. Fermi, ce l'ho qua davanti. Bravo. Provo ad abbatterlo. Poi se riesco ad abbatterlo. No. Negativo. Sono la Stug, lo vedo lì. Ah, porca puttana, si è nascosto. Va davanti a te. Ok, davanti ok, bene. Ok, rimane quindi solo il Zondercraft, volevo. Non sai dimmi dov'è. Era dietro la roccia in C3. Ok, mi sto avvicinando verso C3. Ecco, poi mi rovinate, datemi visuale di sconti, qualsiasi movimento, io provo ad avanzare. No, che bello, l'ho fregata la grande. Cazzo. Ok, contatto. Dove? Uno qua. Appena battuto. Ok, però ci manca solo la zona. Mi chiodo nel caso, mi fermo. Sto avanzando, sono qua. E due abbattuti. Vedi, tu prova a avanzare in A, prova a avanzare in A. Ti copro io le spalle. Ok, ragazzi, sono sull'obiettivo. Questo qua e mi spero che non mi copro l'iniziativa, ma sto avanzando la parte. Sono dietro di te, B. Ok, avanzo. Sì, tu avanza. Devo stare capito, ok? Sono dietro di te. Ti dico io se casualmente non c'è al lato di sud-ovest. Ok. Convergo. Fuoco d'artiglieria nella nostra posizione, quindi ancora qualcuno c'è. Ok, vedo un Grievous che guarda, fantastico. Eccola il proiettile, l'ho visto. Uno. L'ho visto anch'io. È dietro di voi. Sì, sto cercando di capire. Hai una direzione? Eccolo qua, no, ce n'è uno. Eccola quel bastardo. Ho capito dove sono. A me mi hanno stordito l'artigliere, ragazzi. È andato, comunque, non l'ho distrutto. Però no. L'ho fatto il mio dovere. Ah, porca puttana, non ho visuale, mi è passato davanti. Cazzo, era lontanissimo, era davanti a me, ma lontanissimo. Cioè, hanno tutti quanti la cazzo di copertura. Però. Basta che avete conquistato, ragazzi. Ora che abbiamo conquistato. Oh, di striscio, porca puttana. Un cazzo d'ora adesso, ma cercate di non. Affanculo, mi hanno abbattuto. Beh, io ho ancora il 90-53, Rex, io ho ancora il 90-53. Non facciamoci prendere dalla foga, ragazzi, perché ci prendiamo. Panzer 4. Sì. Dobbiamo solo tenere posizione, non dobbiamo fare altro. Sì, andiamo. Sì, io arrivo col 95. Ok, vado di 105-25.
Mamma mia. Forza, forza, forza. Dai, che è stato un bello sconto. Dai, cerca di portarci la vittoria a casa. No, ho detto che cerchiamo di portare la vittoria a casa. No, ho detto che è stato un bello sconto. Non metti male. Uno è morto vicino da noi, Dai, morto. Ma ragazzi, parliamo di un serie da 10. Non quel morto solo, per carità, però in serie da 10 comunque. Ecco, vedi quanto è qua. Perché camperava l'altro. Avrei fatto. Non muore. Però posso vittoria. Fatto il solo 2. Sì. Bellissimo. Bello. Se la siamo portati a casa. Bello, bello. Volevo uccidere quel Panzer 4 H di merda. Ma probabilmente è il motivo per cui loro sono riusciti. Perché noi l'abbiamo giocata molto bene. Il problema è che loro avevano quei 2-3 giocatori che hanno fatto un trilione di kill. Madonna, veramente. Ci hanno ammazzato. Quello è vero. Però quando poi noi credevo di aver fatto più kill. No, noi ne abbiamo fatte poche, però abbiamo fatto molto gioco No, abbiamo fatto una buona strategia, sì. Mamma mia, il primo della nostra classifica è morto 6 volte. Non so come abbia fatto a fare tutti quei kill. Allora forse per quello che tipo 12 kill. Per quello che ha fatto 10 kill quel tipo lì, che magari continuiamo a uccidere quello là. Ma oh, che bello, sì, granate perforanti nuove per il 95%. Come Nonno Simpson che vinceva la croce di ferro, ti ricordi? Quelle sì che fanno male, Perché distruggeva i carri di Sherman. Io sono pronto, per un'ultima sono pronto. Ottimo. Cosa facciamo, realistica ancora o arcade? Dai, facciamo arcade, va. Che voglio farne una tranquilla, magari. E poi la troviamo la peggiore. Perché mi stavo prendendo bene, mannaggia. Vabbè. Non è vero, ma... Allora, no, è vero. Ti sto prendendo sempre tre. Stranamente era abbastanza in focus stasera. Vabbè, ma sai che abbiamo fatto una bella. Mi hanno passato di grado, sono capitano livello 27. Ottimo. No, io volevo dire, sai perché? Perché le abbiamo giocate bene anche prima, anche se quella era normale arcade. Però l'abbiamo giocata bene, quello è il bello. Io sono tenente. Tenente. Io sono luogo, io non lo so che cazzo sono numero 15. Io in questo luogo sono tenente, no? In questo luogo. Fratello d'armi, mi dice. Ok, a posto. Hai no, ma quello è il titolo, non è il. Odio sta mappa, io la odio sta mappa, dove andiamo? Mamma mia, è vero. Prima che mi viene un'esaurita nervosa. Però ragazzi, hai scopertissimo. No, non lo voglio fare. No, farei verso C. Sì, però stavolta faccio verso l'esterno come ci è andata bene. Andiamo in C come la volta scorsa, sì. Come abbiamo fatto siamo morti male, però meglio C. Sono morti male perché non abbiamo giocato bene. Non è vero, l'abbiamo vinta qui, eh. No, non è col cazzo, abbiamo persa qui. Allora di fatto vai cianciando. No. Ah, ma stavolta sei dalla parte opposta, ok. E quindi allora cominciamo. Carrista pronto, artigliere pronto. Ok. Mamma mia, che casino queste carte di Digimon. Oh, ce l'ho fatta. Io provo ad allargarmi verso est. Dietro questi edifici qua. No, ecco qua. Quadrante B7. Minchia, ho finito anche le carte di Digimon di mettere a posto. Tu dici come? Ma non stavi giocando? Eh sì, stavo giocando, però stavo sistemando anche le carte di Digimon. Va Digimon. Da Gigimon. Ragazzi, ecco che ci vengono per me questo. Sto benissimo. Perché nuvoloso qui? Perché il tempo è nuvoloso? Perché è la fine del mondo. Non è vero. È cominciata una guerra, aspetta, per favore. Sono cominciate tante, diciamo. Ah, tanto un poco ne comincerà un'altra quest'anno, sono sicuro. I Simpson hanno parlato. Quest'anno 2024 dovrebbe scadere una guerra, quindi per muovere. Ma che ce sanno i Simpson? Minchia, hanno azzeccato quasi no. Che cosa stai andando? L'ho visto. Ah, è Grievous che sta in. Provo ad andare a fargli cucù. È morto il capo di me, non è morto. No, è puramente vivo e ti sta salutando con la manina. Taglio via la manina, per il clero.
Dov'è? Non lo vedo. Ah, ok, l'ho visto. Ho capito dov'è. Ragazzi, però se entrate qui tutti quanti, aspetta, entro io qui con lui. No, qui si manca. È dietro, è dietro. Dietro l'edificio. Qui, è proprio qui. È okay, qui, è qui. All'assalto, all'assalto. Assalto a baionetta. Valentine. Sono più basso di voi. No, ho preso di striscio. Oh, bene. Qualcuno... Ma è un KV2, è un KV2 brutto brutto. Quanto 3L, vai tu. Vai. Bello il movimento. Ragazzi, per battere un KV2 no. Quanti carri ci voglio per battere un KV2? Cioè, ma guarda che si trova. Oh no, oh no, contatto. Dove? Verso sud. Dove? Lato mio sinistro. Tetta, non mi posso difendere. Bella che ho ucciso il KV2. Sark. Aspetta che voglio aiutare. No, ma tu pensa Rex che prima avevo okay, così mi stai davanti col cannone puntato verso me. E ho dovuto scegliere se restare dove mi avevano tirato la bomba o affrontare KV2. Appena mi giro, se mette il naso fuori lo distruggo. Grison, Rex non ti sta curando pure io, fratello. Dov'è che sei qui? No, le mie. Ma tu l'hai ignorato. Carro piccolo, carro piccolo. Si sta girando. No, cazzo di M13. Quello che sta per correre, si sta per passare davanti. Se l'M13 mi passa davanti lo faccio saltare. Mi sta colpendo ma io non lo posso colpire. Bastardo, sì, maledetto. Grievous? No. Ma che io sono morto. Ma c'è un carro lì. No, ma c'è una, ragazzi, c'era un carro lì. No, c'è un carro, c'è una intera autarchica qua. Sopravvivendo il GTG S42, guarda che sopravvive il mezzo carro. Vero, nessuno sta cagando. Ma non voglio quasi ucciderlo, poverino, che può fiero. È come l'L3. Non lo uccidi per pietà. Ma che carro pesante, Delta. Verso sud. Ciao, guarda che carino che fai. Che cos'è? KV2. Porca puttana, KV2. Ho ucciso. Comunque io ho mantenuto la proiezione, non lo uccidero, lì te lo guardava mentre sparava gli altri. No, è morto, cazzo. L'ho colpito, non gli ho fatto niente. No, le bombe, no, le bombe. Porca puttana, sono morto. È stato bello averti conosciuto. Allora, sì. Però è bello come tu sei arrivato per tutto il tempo. E poi arrivo le bombe. E tu. Retromarcia proprio la versione 1. Ma perché le bombe me le chiamano libre? Cazzo di libre. La mia bomba pesa 40 per. Prego, 40 aperti. Questo era cattivissimo. Questo era cattivissimo. Cazzo di misure. Ed è così che deve essere. Con KV2 mi sta guardando male. Gioite perché ho appena ucciso un trombello a 900 metri. Un altro. Oh no, ma dai, ma perché? Sì, è lo stesso che mi ha battuto. No, non è vero, non mi ha battuto lui. Aereo battuto? Ok, va bene. Io abbandono questo corpo. Ragazzi, ragazzi, avendo fatto il fumogio, c'è una causa e effetto perché ho fatto il fumogio. Non lo sapete, vero? Che ho messo il fumogio per un motivo, vero? Perché c'è il capo di allora. Sì. Vabbè, giustamente volevi evitare che ci trovassimo gli occhi in più. No, perché se noi lo possiamo aggirare. Il motivo è quello, magari. Ti tenevi alle nostre. Non è vero mai, pensavo alla mia. No, la pista. Ma tu dita le figlie, la pista, no. Salve! Salve KV2, ti voglio bene, ciao! Come stai? No! Ma no, che paura! Fai qualcosa! Ho sentito quel fai qualcosa! Che visto sta Delta con i facci che va a giro tutto con KV2. Senti, ma come piglia! Paura. Aiutatemi per favore. Ma che paura. Ragazzi, vi prego. Sto arrivando. Stiamo arrivando. Ah, ma io non posso manco sparare, non ho più munizioni. Non muore. Fermati a ripararti allora. Col cazzo.
Aspetta, non muore, mi sto facendo meglio, meglio, ma non muore. Non muore, è un capo di generale. Sì. Ok, è morto. È un artista. Oddio, chi è questo? Non è il punto qua. Autoblindo, io ti voglio bene, autoblindo. Io no. Ah, ora posso... Ah, potevo sparare, che ne so. KV1. Perché poi c'è anche KV1 nazista, ma che mi ricordo. Cioè, sono tutti nel... No, è invulnerabile, sei un figlio di puttana, ti devi togliere dai. Eh sì, esatto, perché... sì, giustamente, perché devo sposare il Mein Kampf, ha letto la piccola capitolo sul potenziamento dei cani. Ho detto, ma che è questo tipo di cannone zizio, via via. Adesso ti colpisce, KV1 colpibile. Lo sapevi che l'88 è preciso al 100% fino a un chilometro. Panzer 4H. Porca puttana, si è spostato l'ultimo. Vai Delta. No, no, io ho messo il fumogeno perché mo faccio un retto marcia. No, no, retto marcia che poi... Io ti ho riparato. Lo so, ma io non vedo un cazzo. Ma no, che cazzo sto dicendo? Non me ne sono mica accorto, sono salito sopra una bomba. È andato KV1. Porca miseria, che ammazzata. Che festa era proprio brutta. Io che lo fai apposta perché mi vuoi bene, vuoi farmi guadagnare i denigrati. Sì. Ma il bello che... I miei dobloni. Si sa talmente congelato su di me. Si sa talmente congelato su di me. Che non stanno notando che li sto sopra, faccio perdere tempo. Grande! La prossima volta. Quella è anche strategia, eh. La prossima volta? Fai rimocchiare col cavo perché io ho scritto di stare. Ho capito, però dai, ti sei divertito, non rompere. No. Ancora un po'. Bello, guarda, bravo. Hai fatto 6 kill, hai fatto. Bravo. Ti rendiamo conto. Perché quel Panther 4H mi stava rompendo in mare. Oddio, l'aereo è impazzito. Sì, ma... Cosa ha fatto l'aereo? Guarda, ti sento attaccato e guardo l'aereo con il prodotto. Ma che cazzo? Ma perché proprio Sergio l'artigliere? Perché non proprio un po' di vino, c'è delle piante. Radiofonista. Ma è esatto. C'è un PTR 15 in quillerando. No, l'art... Ma dai, ma perché mi rompe... Il cannone devono sempre rompere. Ma rompi il cingoli, cazzo, che non me ne faccio niente di cingoli. Rompi le palle, tipo. Bello questo Valentin, come esplode. Oh, sono morto dopo un'eternità che mi hanno... Oh, madonna, io sono rimasto lì. Ah, sono due KV2, ragazzi, sono due KV2, ve lo dico. Sono due. Porca puttana. Se Rex riesce a resistere per 13 secondi, mi riparto. Io dovrei, però non garantisco. 10 secondi. 7 secondi. 5 secondi. 3 secondi. Stiamo conquistando B. E stiamo perdendo A nello stesso tempo. No, vabbè, io vado in A. Giusto per cazzimma. Voi rimanete in B. Ah, che belle partite. Sono partite. Sono le partite combattute. Dove sono partite? Combattute. No, l'aeroplanino. Io lo schianto destra e non sono 20 secondi. Il Foxtrot qua. Buongiorno. Bello questo BT7. E ovviamente da morire subito dopo avermi ammazzato. Croccante BT7. Vabbè, guardiamo le mirabolanti vetture di Rex. Come le mirabolanti? Già perso tutte. Eh sì, è ovvio che ho perso tutte, anche finita la partita. Ah, colpo finale! Oh, mio! Mio! Ottimo. Ok, andata, mamma mia. Infatti fuori la bellezza di 4 carri. Anzi, 5 carri meno 1. Mazza, io sono settima posizione. Chi è che sta più avanti di me? Mizia, B, terza posizione. Che sa? Il mio milione, milione. 2-1-2-4-1. Ottimo. Quanto mi manca per sbloccare questa camionetta fa ungherese? È bello, la camionetta ungherese. Ma con il Xava, Xaba. Xaba. Bisogna vedere che livrea poi. Il brico che c'è. Un po' di camionetta, roba da 20 minuti. Ah, ma è un solo turno, come quello che avevamo noi sul... Che avevamo installato sull'L3.
Ah, pure. Davvero? Forse è lo stesso che gli abbiamo dato in prestito. Ah, già, già, è vero, solo turno, 20 mm, sì, sì, proprio lui. Ragazzi, figo. Ragazzi, ho comprato il 9053 M41M. Cioè, non comprato, l'ho messo in servizio, quello specifico. Allora, ok. Sì, che bello, soddisfazioni vere. Allora, partita per inaugurare, boh, mettetevi pronti, diciamo, l'ultima, inaugurando... Dai, sì, so per questa volta, necessaria, so per questa volta. Io voglio vedere 4 cannoni da 90. Allora mettetevi... Ah, tra l'altro, ecco, ecco, spiegami una roba, i cannoni da 90 hanno qualche... Perché non gli ho ancora messo niente? Hanno una, qualche livrea i cannoni da 90? Nella realtà, Ma mi pare che avessero proprio la telefonia. E? Non hanno tipo primo plotone, secondo plotone, i rombi, le batterie? Tu gli sei qualcosa? I bus. Teoricamente sì, qualche insegna ce l'hanno, aia. Ma non però adesso mi sfugge. Allora, do un occhio, Vabbè, niente, allora mi trovo la livrea la prossima volta, e compiti per caso sapere che livrea avevo. No, ma guarda, devi chiedere secondo me a lui perché... Ok, allora eccomi qua, AB, ti chiedo questa cosa. Abbi paura. Allora, abbi paura. Qualche insegna? Ah sì, me la ricordo, una me la ricordo. È praticamente un quadrifoglio verde inscritto in un cerchio bianco. Ma non c'è nel gioco. No, nel gioco non c'è. Però no, quello che puoi trovare è il... oddio, aspetta, dove andiamo, ragazzi? 90, Tutti col 90, vi voglio tutti col 90. Ma dove andiamo? Sì, assolutamente. Dove andiamo, in A? Sì, andiamo in A, però aspettiamo un attimo. Qualcuno è andato in un'altra parte. Andiamo in A, ma io stavo per andare in B. Ebbene sì. Vabbè, allora andiamo in C. Sono... Fermi. Il mio non è corretto. Però con una striscia, con una lineetta singola bianca, sì. Davvero? Yes, sì. C'è una versione così. Cazzo, figo. Quindi prima compagnia, primo plotone. Non sapevo. No, capo di Delta. Oh, senti, io mo l'ho sbloccato, non rompere. Ma ci siamo. No, informazione bisogna mettere. Informazione. Quale informazione dico? Questa. Ma non compenetriamo più per gli anni. B, dai, non è difficile, sono forse coraggio. Ok, via, attacco. Ma volevo fermare per fare la foto! Ma foto, ma Rex manca una foto! Ma io credevo che... Allora, vai, tutti puntare avanti. Allora, ok. Nessuno compenetra il cannone per lui. Tutti in alto. Tutti in alto, esatto. Vabbè, andiamo. Siciliane, difendere le coste della Sicilia. Via, via! All'assalto! Ma non dovevamo andare in C. Io immagino la gente che ci vede arrivare con tutte e quattro così. Cioè, guarda, ci pigliavano per il culo quando lo facciamo con gli L3. Adesso vediamo. Ci pigliano per il culo quando ci prendono per il culo. Quando vedono 4, 90, 53. Effettivamente. Madonna, sei più veloce di me. Abbe giusto. Guarda, il Noi abbiamo la Fiat, gentilmente ci ha regalato un motore. Motore migliore. Ma che bello che puoi spostare. Io penso che era fisso. Invece puoi spostare il carro. Allora ragazzi, abbiamo giusto un paio di contatti in mano. Giusto un paio, diciamo che sono tutti lì. Molto più di uno per uno. Allora io non ho linea di tiro. Sono tutti dietro alle case. Ma quella c'è lui. Poco. Distrutto. Avanzare. Avanzare sì, ma non con Kaiba. No, secondo me c'è altra gente. Sì, qua c'è troppa gente. Mi allargo verso il nostro alleato abbattuto. Mi farà da scudo. Ok. Ecco, 4-4. Uno è andato, abbiamo un linea. E buon linea, ragazzi. Lo vedete? No. È dietro questa casa. Ecco, non penetrato, mannaggia. No.
Ok, M4 a 3 da 105 è più lontano. Ma perché ce l'hanno a morte com'è? Ma è possibile? Sì. Ma tra tutti i 90-53 che ci sono, bella! Però ce n'è un altro, ce n'è T-34, cretino, cretino. Ragazzi, lasciamo che tutto il disco, qualcuno vada a collina, e abbiamo dei tentacoli a livello per schierarsi in formazione di terra. Stug 3G, attenzione. Dicevi? Grande Delta, così. Bravo. Fatto... sta arrivando uno medio. No, no, non è uno medio, è un chi è, un chi ciao, un chi ciao. Un chi è. E ci fa. No, 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 no! No, ti ha battuto! No, sono ancora intero. Ah, bombardamento, giusto. Però mi sa che arrivano. Stanno arrivando. Sì. Non è che io ho il backup. No, 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 non mi curare, torna indietro. Cioè, mettiti in posizione che questo. Eh no, mi sto mettendo in mezzo qua per non farmi prendere, non so se hai capito. No, perché passo da Affanculo. No, passo da dietro, passo da dietro. Ragazzi, T-34 finlandese mi arriva. Aspetta. Finlandese. Stavolta ti aiuto io. No, no, a vuoto! A vuoto, porca troia! Ah, adesso minchia quanto è morto. Quanto è morto, attenzione. Olè. Ti ho salvato, Beach Blizzard. Grande, grande, non se lo aspettava questo sarcofago. Questo sarcofago di merda. Madonna, ragazzi, abbiamo fatto la strage con questi. E stiamo facendo una partita bellissima. E i nostri compagni muoiono. Sì, i nostri compagni hanno fatto la bandiera della Francia. Oddio, via, 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 via. Bomba, bomba, bomba. Ho visto, ma sono lentissimo. Madonna, che culo. Aspetta, no, col cacchio a pezzi. B, di fronte a te. Sì, sto cercando di avvicinarmi per fare cucù. No, dimmi che l'hai preso. Gli ho rotto il cannone. Sì, gli ho rotto il cannone. Sto arrivando, sto arrivando. Un chi è? Un panzer. Brutta gente. Ci penso io, ragazzi. No, ma ho ucciso. Panzer 4H. Ho perso. Gli ho distrutto il cannone. Sta arrivando una brutta bestia, mo. Mi sa che è la fine. Sono troppo avanzato. No, ho sparato malissimo. Peccato, stavolta era andato benissimo. Abbiamo fatto una bella parte. Oddio, niente. Però abbiamo fatto un sacco di kill. C'è una grande possibilità che i col Hammers... bombing revenge, ma da cagare, va. C'è una grande possibilità, ragazzi, che forse abbiamo fatto tutti i punti, però secondo me abbiamo fatto una strage di carri prima. Abbiamo fatto una strage, ragazzi. Questi hanno perso un sacco di carri. Può essere che mo ci sarà un la Madonna, un Panzer Trail ci sta proprio di fronte. Ci sta arrivando, Dove? Di fronte proprio in Charlie 6. Sta arrivando con una cattiveria che attenzione, La pippa e la pippina. E che stavamo dicendo? No, comunque abbiamo fatto una strage. L'ho colpito da sua distanza. Ottimo. Panzer 3L. E il maledetto bastardo che mi ha abbattuto prima. Sì, l'ho abbattuto! Sì, sì, dall'altra parte della città! Sì, col P40! Vabbè, con quello. Diglielo in faccia, che sei un P40, diglielo in faccia! Sta arrivando qualcosa di grosso. E mi sono vendicato. Sta arrivando qualcuno, sta arrivando. Ok, comunque ne abbiamo un altro di fronte, caro meglio. Sì, è un Panzer 4 Formula 2, gli ho buttato giù il cingolo, ma c'è la fumogena nell'interno. Panzer 4A. Sto arrivando, ragazzi. Aspetta che c'è qualcun altro anche in mezzo a questi un Panzer 3 ancora è qui. Un Panzer 2 dell'artiglieria, non avvicinatevi troppo. È un Panzer 3. Guarda che c'è. Eccolo là, no, un Panzer 4H, eccolo là.
Mi faccio pigliare il cagotto. Il 4H che non sono riuscito ad abbattere prima. L'ho colpito alle spalle, sta scappando, bastardo. Aspetta. No, Grievous. Ce la fai, ce la fai. Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando. Sono morto, sono morto. Ah, grande, grande, la io, haha, Bitfleet, ti ho salvato a culo. Ti ho salvato a culo. È abbastanza sto giro. Dai, riparami, riparami, maledizione. Aspetta che c'è un pan. Niente, niente benito per te. C'è un altro stronzetto che voglio fare. Forza il 4H, occhio. Benito d'argento per i Bitfleet. Aia, aia, aia. Così, così ti voglio. Non è vero, tesoro, tu mi odi. LOL. Oggi sono a caccia. Avete presente la canzone dove, dove, dove? Quella cosa dove, dove sono i carri? Alle spalle! No, cavolo, volevo pigliarlo in pieno, mi ha pigliato male. No, niente, non fa niente. Sì, no, mi ha colpito. Madonna, che cannonata. Chi è stato? Appena vendicato, ma grazie. Complimenti, grazie. Grazie. Usus Fighter. Bene, bene. Fighter Escort. Non so che cacchio stai dicendo, però tutto a posto. Unless. Ah, Unless Fighter. Vabbè, sti cazzi. Va bene. Ora donne e bambini, direbbe Rex. Ma le donne e bambini sono già state bombardate malissimo perché vedo. Sì. Vabbè, i superstiti di donne e bambini. Dai, dai, riparati. Volevo far fuori questo professore di KFZ, maledetto. Ma come? Ma come non è morto? Vabbè. Dai, dai. Ah, era là, era là. Eccolo, lo vedo. Cazzo. È scappato il bambino, è scappato un bambino. Com'è possibile che gli ho sparato a Thundercraft col cannone da 90 e non si è aperto in due? Mi dice colpo critico, il cazzo colpo critico doveva aprire la scatoletta. Ma sono dei cap 234 o l'antiaerea? 251. All'antiaerea. Andata. Sì, ma l'ho colpito in pieno, cioè parliamone. Ma forza, palette. Ok, basta così ragazzi, per me è tardissimo. Ma dai, ma mi prendo in giro, mi mancano gli utensili per la pagina. Sono d'accordo, staccherei anch'io. No, io più che altro disturberei al mio ospite, quindi evito. Per restiamo questo. D'accordo per la prossima volta, i B, che andiamo avanti con Left 4 Dead. Ah, ok, ok. Ansia, però ok. Ansia, però ok. Sì, perché la volta scorsa abbiamo provato a fare una sopravvivenza senza te e non è... Mamma mia, è stato porca miseria, un disastro. Siamo morti malissimo. Minchia, quel quarto che era un botto, oh no. Abbiamo provato a fare i miei partiti, abbiamo provato ragazzi, a sopravvivere. L'unica cosa, ma... ragazzi, è che sabato sera, come dicevo, volevo girare all'inizio. Io andrò a letto un po' presto, ma anche B, perché comunque domenica le battaglie. Yes. Ok. Però comunque io ci sono fino alle 11:15 massimo. Ottimo. Facciamo così. La stacchiamo così conferma tutto. Bene ragazzi, vi saluto. Buona live. Spero che vi piaccia la live. Voglio pure buona live. Buonanotte, ci aggiorniamo. Bella ragazzi.